Buongiorno, buongiorno. Allora, prima di partire, Leila. Allora, Lino, dimmi se va bene questo volume qua. Vai. Perfetto. Leila. Bah, perfetto, buongiorno. Ok, buongiorno, buongiorno. Allora, non mi ricordo il titolo di un gioco. Era quello dove, aia, si combatteva l'arma bianca con diversi tipi di armi in 2D, dove ogni giocatore doveva raggiungere l'arrivo la partenza dell'altro giocatore. Ci si duellava, pam, e poi dopo ci si infiltrava, c'erano delle morti incredibili. Era tutto con una grafica pixelosa horror, tipo. Command and Conquer. Come che gioco era? Dai, titolo, titolo. Buongiorno a tutti, comunque. No, dai, adesso non giochiamo finché non lo troviamo, eh? Mi sa che me l'avevano Allora, regalato vediamo. ma tu non lo conosci, mi sa che l'avevano regalato anche sull'Epic, vado a vedere Sto sull'Epic. leggendo, ti leggo titoli random. Era proprio un gioco dove ogni giocatore doveva raggiungere l'inizio dell'altro giocatore e ci si duellava a metà. E poi dopo c'erano respawn, mostri e Among cose. Poi c'erano Us. diversi tipi di armi, c'era il, come si chiama, il fioretto, la spada, l'ascia, credo, una mazza pesante. Come si chiama quello sport dove si gioca Scherma. con le spade? Scherzo. Si gioca con le spade? Oh no, adesso tutti mi odieranno. Non si gioca, è uno sport. Aspetta, che adesso me lo sto caricando. Adesso che lo trovo qua sull'Epic. No, non c'era niente di mezzo da portare la palla. Era solo duello era. Poi non so se aveva, non mi ricordo altre modalità. Ovviamente l'Epic Store, figurati se mi si apre stamattina. Schermo nero. Non esiste, gatto, lo sei inventato, sto gioco. Non c'è mai giocato. Che coglioni mi devo loggare? È letterale finto. No, no, scusa. Swordog Solan. No, no. Due spadaccini che si ardavano e correvano. Esattamente, esattamente. Di che annata? Ostia. Era recente. Zoom. Aspetta, Come si può che cerco di. chiamare? Come si scrive? Fencing si scrive. Fencing? Fencing. La scherma in inglese. Credo. Davvero? No. Ma Assolutamente no. coglioni che non mi fa. Secondo me l'hanno regalato sull'Epic. Sto cercando di loggare qua. È che non lo apro mai. Ogni volta mi dice: Oh, chi Non sei? ho ancora idea di Cosa quale sia la mia cazzo vuoi? password su Epic. Infatti non me la ricordo. Attenzione, biblioteca. Tanto c'ho Werewolf the Apocalypse ancora installato qua. Scherma. No, Allora. si scrive davvero fencing. Fencing. Giuro. Aspetta, vediamo. Videogames. Vediamo. Ship fence, no. No. Oddio, non ce l'ho. Gatto. No, come? Ma pensavo l'avessero regalato sull'Epic. No, non era un contesto medievale. Era fatto con un po' di pixel art, ma un po' più. Non a pixeloni. Ed era tutto in un mondo di mostri. No, dai, ragazzi, è famosissimo quel gioco lì. Com'è possibile che adesso nessuno lo Ma conosce? non è vero. Famosissimo. Street of Rage, no. No. Sì, alla fine del livello c'era un mostrone, esattamente, esattamente, quello lì. Che c'era anche un po' di platforming e ogni volta che ci si infilzava, poi dopo erano tutti sbudellati fortissimo. No, niente, non ce l'ho sull'Epic. E allora dove cazzo era?
Come non sai descrivere? Ma è questo, eh? Confermo, no, hanno ragione. Ma porca miseria, adesso... Ma hai descritto tutti i giochi che ho detto sono giusti. Ma va a cagare. 2D, c'è uno scorrimento. Ah, era scorrimento? Sì. Ma no, ragazzi, non ce l'ho da wishlist. Ce l'ho proprio, ci ho giocato. Terraria. Cioè, hanno fatto l'1 e anche il 2. Nidhogg, eccolo lì. Grandissimo Lewis. Come si chiama? L'ho detto. Sì, è vero, effettivamente l'hai detto. Allora, Nidhogg. Ci hai mai giocato te a Nidhogg? C'è il 2, eccolo. Ma tutto sto casino per un arancio e un limone che aspetta, si muovono. Ma c'è solo la soundtrack su Steam. Ah no, ecco è qua, un lificante. Come? Ma sono un'arancia e un limone che camminano. Lino è bellissimo. Compralo che ci giochiamo. Ah, il 2 sembra più carino. Il 2. Il primo è veramente il primo, ho capito, c'ha 50 anni, il primo. Ah. Cioè già il 2 è del 2017, E Nido che sì. L'1 è del 2014. Bellissimo, tra l'altro, anche quello, Il 2 sembra carino. Ma se lo prendi facciamo una partita al volo prima di Sea of Thieves. Se vuoi, se non vuoi no, non è che ti voglio. Guarda, ho perso il portafoglio. Ma guarda che vergogna. L'ho lasciato in un film, mannaccia. Che vergogna. Te lo regalo io. No, ho perso Steam. Dai fermo, gatto. Dove sei che non ti trovo? Non toccare! Eccoti. Me lo compro io. Lo prendi tu? Ti sto mandando, No, me lo compro io. E allora niente. Ma te lo regalavo, non è un problema. No, stai fermo. Allora. Aspetta. 4 oggetti nell'inventario. Delle carte. Eccolo qua. Hog 2. Tanto non penso, pensi molto. Un giga. Cioè, bisogna vedere da scaricare quant'è. No, aspetta, 800 mega da scaricare. Ah, è pesante. Arrivo. Eccolo qui. Allora, giusto per facciamo una partita Nidhogg al volo, poi dopo si va su Sea of Thieves. È con una D sola. Nidhogg 2, perché secondo me a Lino gli piace un botto e poi faremo grandi live su questo. Vai. Col pad, te lo consiglio, col pad. Ce l'ho? Sì, ce l'ho. Ce l'hai? Allora aspetta che mi preparo, giochi, devo togliere di nuovo Sea of Thieves. Vai, quasi questo qua. Un minuto. Vediamo, Gatto, ma quando giochiamo a Rust? Mai, no. Oddio, mi si è espanso al secondo schermo, non vedo più. Rust per me è un capitolo chiusissimo dopo il server con i sub. Aspettate, che ho un piccolo problema visivo. Ok. L'audio è alto. Mi devo preparare? Ah, aspetta, okay. Chiudo il Sea of Thieves, se no apro due giochi che non sono in me. L'ho aperto alle 8, Sea of Thieves. Alle 8. Ma perché? E così ero sicuro funzionasse. Perché, scusa, no, perché sto ancora con l'abbonamento dell'Xbox Pass, quindi non ricordo quando devo rinnovarlo. Vabbè, non è automatico. Ah, ecco perché ce l'ho da un paio di mesi, allora. Sì. Vabbè, è quasi fatto. Che connessione, sì, gatti, dovevo passare a team, ma questi della team mi stanno facendo piangere tutti i giorni. Bastardi. Devo passare i film. Ma scusa, ma non avevi già organizzato il tutto? Sì, mi ha chiamato. Ah, devo passare il film. Ciao. Perché sono ancora Wind. Quindi devo aspettare loro che avranno voglia di passare un filo e poi riprendere appuntamento. È comunque alto l'audio, ragazzi. Scusami. Ok, l'ho abbassato. Eccomi qua, sto arrivando. Grazie Croxy per i 5 mesi. Invita un amico. Dove sei? Eccoti qua.
T'ho invitato? Ah, okay. T'ho invitato? Adesso controlliamo, sì. Tu. Che musica sea dance? Thieves, facciamo una partita e poi andiamo su Sea of Thieves. L'ho detto, l'ho detto! Non l'hai detto. Ok. Posso allora cambiarmi, giovane? No. No, dovevi farlo prima. Ah. Mi faccio arancione. E mi faccio rosa. Che dance. Pronto. A busto. Ah no, adesso ti puoi modificare se vuoi. Ti stai cambiando solo il busto lì, no? Se vai su e giù. Che fico. Ok. Solo però mi tiri tempo 10 minuti, tocca così. Sono io. Andiamo. Oddio, che livello facciamo? Ma è quello base, dai, il castello. Allora, come ti spiegavo prima, fermo, fermo un attimo che impari i tasti. Vedi in alto? Sì. Allora, scusami, ho premuto, no? Un tasto. Allora, man mano che muori, ti cambia l'arma. Se tu lanci, okay, l'arma, come hai appena fatto, sei senza, raccoglila che è qua. Raccogli la, mi fa le boa. Raccogli l'arma e vai via, eh? Come, ecco, fa? Ah, ecco. Ok. Lo scopo è in alto riempire i quadratini. E per riempire i quadratini bisogna andare avanti. Tu devi andare a sinistra e io devo andare a destra. Ok? Vince chi arriva per primo ai quadratini dell'altro. Ho sbagliato. Ok. Ah no, mi hai infiozzato le palle. Che male. Cazzo. Ok, quindi me ne devo andare, giusto? Il tuo scopo è andare a sinistra. La sinistra è questa. Com'è che si attacca? Aspetta, non so i tasti. Bastardo. Ma io li so, aspetta. È cattivo! Allora, con la X si attacca, con la A si salta. Aia! Bastardo! Aia! Di scasso! Ciao! Come si raccogliono le armi? Taglia! Me ne vado! Hangarde! Aia! Come si lancia le armi che l'hai lanciata te prima? Dopo ho premuto X. Eh no! Come non, si parla? Ma con X hai lanciato? Ma... Aspetta, hai che premo start che vedo i tasti, non c'è sono scritti. Come hai fatto a lanciare l'arma prima? Ah, ok, facendo più su più X. Ah! E io prendo questa. Ah! E io prendo questa. Sono arciere! E dammi questa! E non mi dà l'arma! Devi premere giù per raccogliere. Non me la sono caduto per terra. Ah! Aio! Pog champ! Aia! Che violenza! Ecco. Ecco. Bastardo. Arrivo, arrivo. Ah-ha! No, ero finto morto. Ti supero. Pong. Aia. Dove sono? Ehi, ma sono morto anch'io. Eh sì, perché se vai fuori in quadratura, muori. Cioè, come? Vince quello che è in vantaggio. Esatto, tu. Allora, una volta che io ti supero, ti... vabbè, però ti... sei... Aia, non ci fa la bua. Vado. No. Vado. Ah! Sfigato. No, bastardo. No, L'arco, che merda l'arco, mi fa schifo. No, mi ha rimbalzato la freccia, come hai fatto? Aio. Ma sempre nelle balle, scusami. No, col coltello da assassino, te. Oh, no. Bastardo. Me ne vado. Ciao, bastardo. Sono piccolo. Ti picchio, allora, ti picchio. Che calzoni. Aia. Ma sono un... Ma com'è possibile? Gatto. Hangard! Non è vero! Bucciardo! Ehi! Ma come sono morto? Non si fa! Scostumato! Ancora! Vado via! No, sto sbagliando tutto, gatto. Te l'avevo detto che era bello. Ma sono morto per colpa mia! Sì. Cazzo. Stavo al centro comunque. Aia. Che violenza, sciamo, che violenza. Sciamo. Ho perso il coltello, me ne vado, ciao. Scappo veloce. Ma quella freccia. Perri a questo, e bastardo. Yes, che previsione. Ma. Dove sono? Ah no, ma sono in vantaggio. No, sono io! Te! No. Merdoso!
Hangarde! Mamma mia! Sono un po' triste, eh? Ecco. No, è molto carino, devo essere sincero. Bravo, bravo. Mica ti consiglio giochi di merda io. Ah, eh. Aia! Ecco. Arrivo. Vado a vincere. La musica è un po' troppo sessuale, però. Se posso dire. Ma perché dopo tutta questa lotta ci vuole anche un po' di... Yes, sir. Guarda le frecce in alto. Ah, sì, è vero. Spesso torno a combattere anche se in realtà potrei andare oltre. Ah! Lo stocco m'ha inculato. Ma è molto complicato però sto gioco. Sì. Ehi! Però è immediato, perché capisci al volo che cazzo devi fare. Perché sono morto io? Te lo devo spiegare? Non mi farai fesso questa volta. Ah! No! Ciao, sono io! Sciamo, sciamo, sciamo! Ti ho parato la freccia con l'altro. Guarda che arriva, guarda che arriva! Tieni, no! Palla. Mi ha bucato! Che miseria! No! Tra l'altro le porte, se tu gli dai il calcione, le sbatte e stanno all'avversario. Opla! I numeri! No! Ehi! Vantaggio, vantaggio! Ma finalmente! Che vantaggio? Ma dove sono finito? No. Oh, nelle palle! No. Vado! Oddio, ha vinto! Sono il campione! Sono il campione! Aia! Vieni qua! Ehi! Bastardo! Riprendo lo stocco! Ma mi hai fatto male, gatto! Ehi! E che succede? No, schermata finale! No! Ma perché mi stai bucando? Cosa è successo? Si è rotto il mio gioco! Aia, no! Sono finito all'inferno! È mio! È mia la vittoria! Ah! Sono disarmato! Sono disarmato! No! Yes! Guarda! Ma che paura! E io chi sono? Il pesce? Ah, no! Molto carino! Secondo te ti è piaciuto? Sì, continuiamo. Ancora? Vuoi fare un'altra? Sì. Però dopo Sea of Thieves, che siamo qui per questo. Certo. Ah! Però non vale. Mi sono dai! Ho dimenticato come si gioca. Aspetta. no, aspetta, cazzo. Qua siamo... un secondo. Come si fanno le cose? Perché non le fa più? Hai tre direzioni, ecco, su per lanciare, ecco, giù per colpire in giù e a metà per lanciare, te così, opla. Hai visto? Maronna! La seta di Zorro! E niente, qua ho dimenticato tutto, No! Ma scusa, ma che... Ma, bellissimo! No! Schifosone! Non è giusto, non ho dimenticato tutto. Cos'è successo alla mia bravura di due minuti fa? Ah, scemo! Niente, è finita la mia bravura. Dammi Hangarde! No! È niente. Claimblitz, sono mezzo secolo, no, ben 50 mesi, sono tanti lo stesso. Che rabbia adesso! Vabbè, come un buon anniversario a noi. No! Stragi quel sedere bagnato, lo sto facendo. Dovremmo riportarlo in auge, Nidhogg. Arca miseria! È proprio divertente. Sì, devo dire la verità, sì. C'ha l'unico difetto l'uno rispetto al due è che su schermo c'è forse troppa roba e ti distrai e non capisci. Nell'uno era molto più semplice, erano proprio due spadaccini in pixel art. Ecco. No! Ormai sono preso bene, voglio diventare uno sportivo di questo gioco. No, ciao, Ciao. No. Ehi, e io sono io. Aia! E voi non siete un cazzo. Aia! E dai, non mi fare la bua. Bastardo. No, mi sono... E vince. Ancora. Facciamo l'ultimissimissima qui. Sull'albero, dai. Sull'albero. Questo è il Deku 3D Zelda. Bastardo! Basta così? Senza complimenti. No!
maledetto. Guarda che divento competitivo poi. Ciao. Come ciao? Come hai fatto? Come dovrebbe essere contro le regole? Perché quando tu uccidi uno, poi vedi in alto a sinistra la freccia, ti dice che puoi andare. Mm. Quando la freccia non è dalla tua parte, tu non devi correre avanti, devi ammazzare. Ah. No, gatto, questo è illegale però, io giuro che ti ho ucciso di botto. No, ero a terra, ero. Ma perché fa così? È perché tu non smetti di combattere. No, secondo me... secondo me il joystick è che è una merda, è colpa del joystick. Questo sicuro. Giù, per forza. Mi piace come si accanisce da andare... La spara! No! Ah, ho sbagliato. Vedi che ci mette un po'... Certo, un po' per ridis! No! Aia! C'è stato un errore di Marchingegni! Cazzo! Ciao, Shabo! No! Ma sono io! No! Ecco perché vinci, perché sbaglio a vedere le linee. Ehi! No! Massacratissimo! Aio! Bella, bella quella lì. È piaciuta, Aia. Ecco. Ma mi infizzi nelle palle sempre, mi infizzi. Sempre. Il pallone! No! No, cattivo! Ho perso il pistolino! Ho vinto! La cacca! No, il mio pistolino! Che schifo! Che il veleno! E come faccio? Ah. No, il pistolino! Ma questo è un buco del culo! Ehi? È proprio il mondo della cacca questo qua, che schifo! Sono triste! No, non è vero! Ancora! Dopo se fai il bravo, dobbiamo tornare su SOT. Va bene. Come si chiude qua? Sì, voglio tornare al menu principale. Ma io me lo ricordavo, non so perché, sull'Epic. Però 2017 non esisteva l'Epic, vero? Non lo so. Dov'è? Dopo SOT. Sì. Stranded Deep lunedì. Lunedì. Lunedì 3-0, ma 3-0. Ma che 3-0? Solo perché ci hai giocato 20 giorni. Oddio, prima di me. Adesso ti dico quanto. Ah, 2 ore di gioco c'ho. In totale. Fatta serata in Need Dog. Com'è questo intermezzo? Perché? No, perché mi è venuto in mente? Non lo so. Stavamo parlando di autobus. Stavamo parlando di autobus, poi ho avuto questo flash, dicevo, ma come cazzo si chiama quel gioco? Abbiamo iniziato la live, abbiamo chiesto, l'abbiamo trovato, e ho detto, cazzo, dai! Ed è bello, effettivamente. Io ho detto, Lino, secondo me se giochiamo ci divertiamo, e così è stato. Infatti è stato vero. Dai, bravo, bravo. Tanto di tile. Lo rifaremo magari anche da te, se sì. Vuoi. Sì, no, è serata un ottimo giochino. Molto, molto carino. Ci rovineranno tutte le amicizie, però è carino. Chi è che mi sta chiamando? Mi sta chiamando un secondo telefono, un secondo. Vai. Magari è la team. Qua Sea of Thieves sta caricando. È la team, confermo. Va bene. vabbè, digli che cosa, no? No, è un bot. Sea of Thieves va? Sono in caricamento delle provviste da una vita. Non è che già i server down? Nietta delle volte. Sì, però non carica. Quanto costa Need Dog? Costa 14 euro. Doveva esserci anche Roberta oggi, ma ieri sera alle 11 mi ha tirato un pacco gigante. Confermo che martedì c'è il mod day. Sì, si gioca sotto, però c'è questo problema, non... Sta caricando all'infinito. Arrivo in secondo. Vai. Ma solo a me, ragazzi, c'è qualcuno che riesce ad entrare? Felpato, però quello di ieri sera è stato fenomenale, Ma a te Teo entra? Grazie Senjiki per i 47 mesi. Magari si è incastrato.
tavolo buono che conosco. Ma certo. Ieri server ci ha messo 30 minuti a darmi i soldi della roba venduta. Minchia. C'è stato aggiornamento mercoledì, ma perché sono andati giù i server. Vediamo. Spike Lee, nuovo mese di sessione straordinaria. Le chiedo... Ah, ok, adesso sta andando. Una nuova benedizione per l'esame di lunedì. Dai che si passa anche quello. E finalmente sono nato. Fa freddo qui fuori. Si stava meglio dentro. Va bene, grazie mille. Funziona, funziona. Infatti il volume è anche più alto per qualche motivo. Eccomi. Scusami. Eccoti, tranquillo. Allora, vediamo un po'. Vengono lunedì. Sì, buono. Sì, passano questo filo e vediamo che cosa succede. Ti invito. Molto bene, molto bene. Sono contento. Ieri sera c'è un problema, ma ha risolto. Ma perché non riuscivo ad entrare? Ah, eccolo. Sì, non entravo, ho dovuto chiudere e riaprire. Comunque sì, Roberta, ce l'avevamo messi d'accordo, però va bene, le ho detto se riesci bene, se non riesci amen, certo. E ieri sera ho detto ma quindi domani confermi? E mi ha detto no, ti inculi, brutto pezzo di merda, ci sono rimasto un po' male. Proprio così te l'ha detto? Sì, no. sì. Vabbè, capita, dai. Un po' di dispiacere me l'ha dato, Certo. Eccoci qua. Mi dispiace solo con me, ragazzi, in mare, nudo. Te è rimasto Need Dog dentro adesso. Sì. Vuoi picchiare, vuoi picchiare. Lo so, Luca, dai, che io nonostante sia uberato di lavoro, ieri mi sono liberato. Purtroppo sono troppo gentile. E dai, eccoci qua. Il pad. Ah, forse era perché avevo il pad acceso. Sono un po' una stronzata. Non credo che non ti faceva entrare perché avevi il pad acceso. Che non si spegne mai sto pad qua, tra l'altro. Lino, cosa vuoi fare stamattina? Allora, stamattina... voglio fare una corsa di navi. No. No. Qualcosa che si possa fare. Devo raccogliere vermi. Allora, qualcosa che si possa fare. Potremmo fare cose complicate, cioè trovare tesori. Trovare tesori. Beh, non è complicato, è la roba più facile quella. Non è vero. Non ho mai trovato un tesoro in vita mia. Allora, Lino, facciamo così. Visto che l'altra volta ti è piaciuto tanto quando abbiamo fatto la missione senza di te... per i cazzi cinerei, vado a prendere una quest dei cazzi cinerei, sei contento? Certo, va bene. A tratti. Dai, così. Non ce li ho qua i cazzi cinerei. Ah, dobbiamo andare in zona cazzi cinerei. Ho premuto M per aprire la mappa. Andiamo a prenderci una missione cinerea, allora. Va bene, ti seguo. No, vabbè, facciamo rifornimenti. Sì, fai i rifornimenti che ho già raccolto qualcosina. Dove sono i barili, guarda, sto posto di merda! Ah, sì. Ehi, non offendere, casa schifo. Mia. Schifo, ma come? Grazie a... Barouse. Ma giochi anche con i sub? Oggi no. Oggi no, dobbiamo riorganizzare, magari durante il sub ci facciamo una bella scorpacciata. Di che parla di mangiare? No, di partita con i sub. Prossima Miandas. Che si può fare? Abbiamo fatto il Serben. Ah, giusto, è bene. Un altro giorno facciamo volentieri anche il server, che mi piace, mi diverto. Dai, tutti quanti insieme, con 70 questo. Persone. Il problema del server è che non ha un cazzo da fare. In che senso? È che non c'ha le quest. Come non c'ha le... Che cosa... No. Sì. Perché? Ma è quello il problema, infatti, del server. Ma non ho capito. Magari anche senza soldi. No, è senza soldi. Non ti dà guadagno il server. Però non mi dava neanche le quest. E lì era un problema. Sì. Il fatto che non ti dà soldi potrebbe essere tranquillamente non un problema, che tanto chi se ne importa. Però almeno ti dà la questina da fare. Sto facendo rifornimenti, sì. Ok, avevamo posto Morrow's Peak. Questo qua è nella zona del Fire, no? Qua mi le danno le quest, giusto? Un server completo normale, tutto per noi ci possiamo...
Ah sì? Ma e come fate, scusami Teo? Con le macumbe? Sud-est dobbiamo andare. Sì, ma poi dopo questo me le danno lì nella zona vulcanica, sì? Non mi ricordo. Eh no, allora, che bisogna organizzare roba a monte, sono d'accordo. Però di base non è che posso aprire il server e entriamo e facciamo ognuno per sé. C'è un contrabbando di server. Arrivo, ho trovato i vermi. Ah no, ok, con il jump te, ok, ok, ho capito, ho capito. No, no, pensavo che aveste dei server mistici. Che ce l'ho io! Ce l'ho io, importati dalla Germania, una vasta gamma di server. No, non posso portare più le banane, però sono importanti, quindi faccio un bello stock di banane. Aspetta, gatto, è importante. Banane però non fanno un cazzo, guarda che la noce di cocco è la nuova banana. Ma guarda, io preferisco sempre la banana. L'unico frutto dell'amore. Ehi, yes, te la ricordi la banana del mio cuore? L'unico frutto dell'amore. No, che cos'è? L'hai appena cantato. Ah! Vabbè, non conoscevo il titolo della canzone. Eccoci qua. E la banana. Un ananas, ho trovato. Un ananas. È buono l'ananas, ti dà full vita. Wow! A morso e te ne dà due. Sono caduto nel pozzo. Ho visto. Sono in imbarazzo. Eccoci. Per te. Partiamo? Partiamo lì. Sì, ho riempito la nave di cibo, mai di legno. Io di legno. Bravi, bravi. Siamo un'ottima contrabbanda. Suona rock. Ips, ti servono dei server? Allora, tiriamo su questo. No, non sono d'accordo. Beh, voglio stare qua. Andiamo, tiriamo su tutto. Che paura, tu stai male! Che cazzo è? A destra, a destra. Oh no, scusa! Ma no, bastardo, bastardo! Volevo darti una mano. Ho visto, ho visto. Ecco, allora, dobbiamo andare sulle vele. No, già no, sono su. Direzionale e... sul vento. Dritto! No, sud-est dobbiamo andare. Ah. Devo non fare so la perché adesso è tutto altissimo. Cos'è? Cos'è? Volevo parlare nel megafono, ho tirato fuori una bomba. Ma io ti ho sentito parlare strano. Ah, nel megafono però dal mixer, non da in-game. No, no, volevo hello, fare... Hello, do you like Sea of Thieves? Volevo fare gatto! Però ho tirato fuori una bomba. Non lo faccio più, me ne va. Dovremmo imparargli dei canti marinareschi e farli. Finché la barca va, no, lasciala andare. Ma tipo, la barca Liver va. Johnny, la conosci? Liver Johnny? No, questo non conta. Johnny, Liver, fa tutta così, no? Non da so. Ma è più buio del solito o che? Ma sono io che sono illuminato a giorno, scusami. Abbassa un po' le luci. Abbassa un po' la tappa. Approvo. Penso che in casa nuova non avrò le tapparelle. Sì. Che cosa avrai? Gli scuri. Che sono? Delle tavole di legno. Però non hai sistemato la vela, scusami un attimo. Una roba devi fare. In che senso le tavole di legno? Le appendi sulla porta? No, sono dei pezzi di legno che chiudono davanti alla finestra. Gli scuri. Ma così non puoi scegliere la direzionabilità della luce. Beh, no, la direzionabilità sì, e non posso scegliere la quantità di luce che entra. Posso fare esatto, uno spiraglietto. Devo, scusa. Fan cagare a me. Non sono fan esatto. Degli scuri. Preferisco la tapparella. Però c'è da dire che la tapparella ti incula un po' nella coibenza termica. La tapparella. Sì. Praticamente c'è uno scatolo sopra in alto, no? Certo, certo. Dove si arrotola, ok? La tapparella si infila in un corridoio di metallo, giusto? Sì. Ok. Lo scatolo è dentro la casa, dove contiene la tapparella, e la tapparella deve infilarsi in un buco che è fuori da casa, no?
Quindi lo spiffero maledetto si insinua dalla parte esterna, entra dentro lo scatolo e fa freddo dentro. Ho capito che cosa dici. Vabbè, però viene chiuso comunque lo scatolo poi. Sì, però è uno scatolo di legno, cioè non... Certo. Non ho capito che cosa dici, però. Ah, vabbè. Ma le tende, quelle lì dure, direttamente? Lo so, con gli scuri devi sporgerti al freddo per chiuderli. Ma infatti gli scuri non mi piacciono. Sono... che l'hanno fatta così, perché comunque per le classi energetiche più alte così devono fare. Che vi devo dire, ragazzi? Non so. Mi puoi dire se siamo in rotta, per favore? Ma guarda, visto che non so nemmeno dove stiamo andando... Te lo dirò. Illa, ma non ho mica capito. Ah, imposta. Si chiamano imposta. Avevo capito, si chiamano imposte. Adesso che hai detto le imposte, ho chiaramente capito. Ok, grazie. Dove dobbiamo andare? C'è un'isola cerchiata lì. Vai, non è bello, non c'è niente cerchiato. Vai a destra, eccola là. Io ci sei passato davanti. A destra, a destra. Quella è la sinistra, vai a destra. A destra, Lino, quella è la sinistra. A destra. A destra. A destra. Ma perché vai in su? Ti dico vai a destra, vai a destra, no? E pensavo mi stessi criticando la destra. No, vai a destra, perché torni a sinistra? Vai a destra, giù. Eccola. Ah, gatto. Ma non è possibile, però, Dillo, chiaramente, e la troviamo. Colpa mia. Siamo nelle grotte, non ti preoccupare. Ma infatti andiamo. Tutte le mattine in mutande, quando dovrò avere un po' di luce in casa, dovrò aprire la finestra e poi brrrr, ancamenta, e poi chiudere la finestra. Basta isolare lo scatolo, noi abbiamo usato delle spugne nautiche. Evidentemente non lo so, non le fanno. Ma credo che anche il comune preferisca una... Allora, sono più sicuri anche le imposte per ladraggi e cose del genere. Mi ha spiegato un po' di motivi per cui le hanno fatte così. Tanto non è che potevo cambiare, quindi me lo sono fatto andare bene. Beh, ma in realtà... giustamente non puoi installare delle... No, non persiane. Posso... No, perché ma non posso fare... Al di là di quello, non posso fare neanche dei cambiamenti visivi senza che il comune me li approvi. Neko, buongiorno gattone, sono 5 con i miei animali. Un saluto a tutti gli animali e grazie. Rinnovate! E poi dopo gatto, rinnovate da Lino. Il telefono, dico no. Dato, ho cambiato idea, non le voglio da imposte. Che poi la cosa che più mi starà sul cazzo sarà l'allarme. E... Ti ho spiegato perché mi hanno dato tre cose, no? No. Tre schermetti. Perché? Per fatti salire e scendere? Sì, esatto. Ah, ok. Perché se no... Vabbè, lasci tu che sei, Eh no, è che se no la mattina, per aprire la finestra della camera da letto, dovrei scendere le scale, andare a mettere il codice, tornare su e aprirla. Al ma buio. Perché non te la fai mettere direttamente in... È lì che me l'ha messa. No, dico, dove non devi scendere e salire. Eh no, perché sennò prima di uscire di casa devo salire, mettere il codice e scappare giù. Oppure ogni volta che rientro in casa devo correre di sopra, perché altrimenti parte l'allarme. Cioè, capisci che è un problema. Certo, no, vabbè, certo. Lo fa la maratona. Sono entrato, corri di sopra, mettere che ho tutto ansimante. Vabbè, sì, è un costo che però ti va a rendere la vita un po' più semplice. Sì, vabbè, esatto. ci sta. Ma ti sei fatto mettere gli allarmi però sul balcone? Sì. Ah, ecco, perché se ti facevi mettere tre schermi e non di cose sul balcone mi incassavo. Eh no, anche perché sennò non aveva senso, no, in alto. Cioè, potevo aprirlo, altrimenti. Bravo. Casa fitness. E quando te li montano? Ah boh, faranno tutto... Non lo so, quelle cose lì. Credo se non una delle ultime robe che mettono. La casa è praticamente finita adesso. Mancano giusto i pavimenti di sopra, i sanitari e le porte. Ah, va bene. Ci sono tutte già le finestre, ma mancano le maniglie. Non si è mai uno rimane giusto fuori. Non so come mai. Beh, forse per non sporcarle. Ah beh, allora, il parquet sicuramente manca per quel motivo lì. Ah, hai messo il parquet? Ma che borghesone. Ma vaffanculo, è bellissimo. Sono anche io a casa. Cosa facevo, dirgli di no? Il parquet... Ma quello vero o quello sì, lì? Sì. No, quello vero.
Ma come guarda? Ma tu sei pazzo? Avessi potuto l'avrei messo anche in salotto. Mi hanno detto uno che si rovina e poi mi hanno chiesto una cifra che aveva troppi zeri. Ho detto vabbè, oh, facciamo, no, facciamo che mi prendo la roba inclusa, va bene così. Ah, ma quindi l'hai preso vero proprio? Cioè l'hai scelto tu o te l'hanno messo i costruttori? I costruttori. Ah, no, perché adesso... la manutenzione, il parquet che si rovina e quant'altro. Eh sì, ma infatti adesso sto... anche per il pavimento della sedia dovrei pensare a qualcosa. Non lo so, adesso vediamo. La cucina avrà l'isola, sì. Che belle lì. Eh no, gli arredi, ragazzi, sono a parte, sono proprio tutto completamente a parte e li metteranno a fine, assolutamente a fine lavori. Tra l'altro, come vi dicevo, il mio ufficio, che era la discussione di sabato scorso, devo ristudiarmelo. Esatto, devo ristudiarmi la scrivania. Allora, Lino, non mi piace come si sta mettendo il meteo. Ma perché è un bel tempo da Pasquetta, insomma. Ostia. Ma poi l'hai ristudiato questo studio che hai avuto una settimana? No, ho sbirciato, però ho avuto veramente una settimana di fuoco. La prossima sarà pure peggio, quindi... No. No. L'isola in cucina è super comoda, sì, ma più che altro sarà per fare le live e i video. Non vedo l'ora. Live di Fucinone? Sì, come facevo una volta. Bello. Bello. Avrò anche l'Ethernet che mi arriva, quindi a posto. Ti sei fatto mettere le prese dati? Ho messo sì in tutte le stanze. Bravo. Anche in camera da letto. Così se voglio, non lo so, guardarmi Netflix lo vedo benissimo. Bravo. Oppure ci collego l'Xbox e scarico i giochi. Sai che sto valutando una serie SES per il letto? Che vuoi fare un po' di SES? Un po' di serie SES? Ah, no, aspetta, mi stai dicendo che ti vuoi comprare un Xbox, sì. Quella lì, la piccolina, bianca, sì, per sì, il letto, sì. Tu sei un genio, lo faccio anche io, me la compro. Vado! La voglio anche io. Serie sesso. Beh, vabbè, per te che non hai nessuna ti conviene la X. Io, allora, mi converrebbe anche a me prendere un'altra X, perché la S è un po' una stronzata, visto che hanno delle limitazioni importanti. È che in camera da letto, avere quel monolite nero lì mi sembra una roba un po' di poco gusto, ecco. La serie S la occulti, ci metti un calzino sopra. Ci potresti mettere una pianta. La utilizzi come vaso. Dai. Cosa il VR te? Sì, sì, la sala sesso. Ma infatti è giusto così. Cioè, mi sono fatto costruire proprio una stanza adatta solo a quello. Dove invito gli amici e facciamo sesso. Infatti Lino è super invitato. Già sono lì. Fare sesso nella sala sesso. Andiamo! Allora, vediamo quanto dista la nostra destinazione. Lontanissimo. Di che colore il parquet? È legno scuro. Ah, e le pareti come le fate? Chiare, immagino. Bianche. Beh, no, le pareti in realtà non ne abbiamo toccato niente. Quindi sto valutando se colorare l'ufficio di qualche colore. Tipo? E se sì, quale. Ma perché in ufficio non ti metti la moquette? Con la carta da parà. La moquette è bellissima. Io la vorrei tantissimo. Che schifo, sopra il parquet. Ah, è vero, tu sei... buttalo. Butta il parquet. Vabbè. Metti la moquette. Che poi, perdonami, con il riscaldamento a pavimento devo eliminare proprio tutta la sua comodità. Non vedo l'ora. Hai fatto anche il riscaldamento a borghese. Ma allora, ma quanto... Ma era incluso, non ho fatto niente. È perché la classe energetica. E le fanno tutte così adesso. Perché si risparmia un casino. Bello. Perché il riscaldamento a pavimento, la cosa figa qual è? Che penso che è una roba che mi ha raccontato Farenz 10 anni fa, quando ha preso lui casa con il riscaldamento pavimento. Il risparmio è che quando tu vuoi 20 gradi in casa devi mettere il termosifone che va a cannone fortissimo, perché deve riscaldare tutta la stanza, no? Che c'è una piccola parte che riscalda tutto e quindi deve essere caldissimo il termosifone. Sì. Il riscaldamento pavimento invece deve riscaldare quella temperatura lì, perché poi dopo c'è la serpentina per tutto il pavimento. C'è un risparmio importantissimo economicamente. Da stupito questa cosa che è successa.
Io invece tipo il termosifone. Grazie, Lexi. Sì. Cioè il riscaldamento condominiale, no? Sì, come i miei. Esatto, ma invece alla fine è diventato centralizzato, cioè che ognuno se lo mette come vuole. Io non me lo sono messo proprio il riscaldamento perché fa un caldo maledetto qua sempre. Ma senso ognuno come vuole? No, credo che tu possa aprire e chiudere il termosifone e basta. No, 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 sì, il riscaldamento centralizzato hanno fatto. Ah. Non c'è più il riscaldamento condominiale. Minchia, ma è un cambio importantissimo per un condominio. Sì, ognuno fa quello che vuole e noi infatti non ce l'abbiamo, perché non ci serve. Perché sono sempre alla finestra aperta. Per mettere le manopole sui termosifoni, che possono regolare un singolo termosifone, ma in realtà il riscaldamento va lo stesso, semplicemente loro accendono o spengono di più. No, no, qua invece è proprio staccato. Figo. Che se volevi te lo potevi fare come ti pare a te. Ma infatti non ho ben capito se qualcuno si sta facendo il riscaldamento anche a pavimento, perché stanno facendo i lavori nel mio condominio. E è un lavorone però quello. Sì, cioè, quanto sì. Sei già la casa grezza. Se devi sfondare tutti i pavimenti, mica che rottura di coglioni. Sì. Non lo farei. Sì, ho capito, io non lo farei. Ti immagini dover togliere tutte le cose da casa tua per sfondare il pavimento e poi rimetterle. Solo per non avere freddo. Ti sbagli, attenzione, mi dicono che mi sbaglio. Impianto pavimento ha inerzia enorme, quindi devi tenerlo acceso per un numero di ore altissimo affinché funzioni. Inoltre, a temperatura di esercizio non si sposa con quelle di taratura delle caldaie. Ah boh, lì hanno fatto tutto assieme. Però c'è da dire una cosa. Farenz ha detto che ha risparmiato un sacco da quando è passato a quello. No, forse perché da sotto il caldo sale su. Non so perché. Sì. Comunque è fichissimo da vedere il riscaldamento. Tutta la superficie. Però devi anche considerare che ci sono i quadrupli vetri e quindi non ci dovrebbe essere perdita di calore. E mi diceva il mio barbiere, questo non so se è vero, però mi diceva il mio barbiere che d'estate il riscaldamento a pavimento fa anche freddo. Come? Però non so, me lo diceva il mio barbiere questo, che lui ce l'ha. No, aspetta, che il riscaldamento a pavimento ti butta l'aria fresca? No, non è l'aria, passa l'acqua fredda e rinfresca. Ah, che bello! Ti metti le fontanelle sotto i pavimenti. Però non so se è una roba che c'ha solo il mio barbiere. Un acquario. Sembrava uno in gambero. Non lo so. Adesso lo scopriremo. Non lo so, non lo so. Io vi dico quello che mi ha detto il barbiere. Non so se è vero o meno. Non ho esperienziato ancora. Grazie a lui. Signor Gatto, scusi la domanda, ma alla fine si è trovato un modo per giocare almeno in 5 su Sea of Thieves? No. Cioè, col server, però... fine tempo. Ah, allora è via, è vero, esiste. Non è vero, va tenuto acceso per tanto tempo, la prima accensione dopo tanto tempo da spento. Ma dopo basta pochissimo per tenerlo in temperatura. E allora dovete decidervi. Vabbè, vi farò sapere. Io sono stato a casa comunque del grosso dei Rumatera. Lui c'ha il riscaldamento a pavimento ed era tipidino, tutto carino. Non tanto, però abbastanza da farti godere del pavimento. Ah, buono, buono. No, io ti ho detto, non ce l'ho proprio il riscaldamento. Perché d'inverno tipo sempre la finestra aperta, quindi non serviva assolutamente. Poi essendo tipo al secondo piano, sono in una coperta di caldo. Penso io sono al terzo, ma non cambia un cazzo, qua freddo sempre. Perché abbiamo le finestre fatte di merda. Abbiamo. Ma scusa, ma come te l'hanno tagliate queste finestre? Con il rialzo di 20 centimetri? Sì, esattamente. Ma io l'ho detto, adesso in questo momento ci sono 23 gradi e 6. Guarda, sulla mia scrivania, te lo faccio vedere. Fammi non vedere. Non c'è trucco, non c'è inganno. 23 gradi e 6. E 5 adesso che l'ho alzato. E io però ho freddino. Infatti stavo valutando se mettermi la felpa. Ma hai freddino perché tipo ti arriva... L'aria. Arriva l'aria. L'aria gelida qua. Se io mi tocco qua il braccio è freddissimo. Solo che poi dopo me lo metto e visto che la stanza è calda... Strada. Oh. Piccolino, dai che ormai ti manca poco. Ti manca poco e poi sarai a caldo. Temax, non ne ho idea. Non lo sto facendo io. Caldaie ibrida, quindi caldaie fatte. Oddio, le caldaie, che paura che mi fa. Siamo arrivati, gatto. Siamo arrivati, siamo lì. E siamo arrivati per prendere la quest. Bene. Però senti questa musica.
c'è qualcosa che non... Ah, non sono io, scusa. La mia signora di base è più frettolosa, è più freddolosa, quindi lei si veste sempre di più. Io qua non sto male, perché la temperatura è alta, ma fa freddo, arriva il gelo, arriva. E quello è il punto. Lei di base ha sempre la felpa perché ha sempre freddo. E io non ho freddo, però arriva lo spiffero, è quello che mi incula. E infatti c'ho il naso molto più tappato del solito. Che già di base. E poi parlando di spifferi, calore, riscaldamenti centralizzati, ma non ti piacerebbe tantissimo un piccolo camino? Sì. Madonna. Era pensato di base nei render iniziali della casa, però gli spazi non l'hanno reso più possibile. Poi nemmeno allora, un elettrichino piccolino. Vabbè, però alla fine più un altro di coglioni che altro. Ci ho pianto sì. Un po', perché mi sarebbe anch'io. Piaciuto. Però i genitori della Ale ce l'hanno il camino, però richiedono intanto uno stock di legna infinito che devi avere da qualche parte. Sì, bell'inverno sì, insomma. E secondo una rottura di coglioni a livello di manutentivo. Devi sì. Star lì, mettere la il legnetto, cappa. Fare caldo. No, vabbè, ma anche solo proprio accendere il fuoco. Non è che lo accendi bello. Lo accendi bello, però dopo un'ora devi mettere un altro ciocco. Vabbè, lo accendi solo a Natale, il 25, la vigilia. E beh, il resto del tempo batto i denti. Sì, ma sarebbe anche fighissimo solo questo. Tipo, il 24 e il 25 accendiamo il camino. Vieni e lo curiamo. Però il resto del tempo muoio di freddo. Allora, il resto del tempo te tieni il riscaldamento a pavimento. Va bene. E qui è solo, capito? Il doppio. Doppio riscaldo. Vota allora. la cosa qua. Dove sei? Sono qui. Dove fai? Qui. Ciao. Ho votato. Grazie a Gio. Non mi viene in mente niente a dire, perciò auguri a noi. Grazie mille altrettanto. Auguri, auguri. Io sono Fortuna di Karnat e tu sei Betty la... Oh no, c'è gente. Sono Betty la... Ehi, ciao. Ci sparano. Uccidiamoli subito. Ma cosa vuole? No. Cosa vuole? Non c'abbiamo niente. Ma abbiamo appena preso la quest, ma... Adesso guarda, li lasciamo fare, voglio vedere. Voglio vedere un po'. E che cazzo? Adesso mi sono arrabbiato. Adesso li disfondiamo di macchina. Battaglia navale dei miei coglioni questa. Sono morto. Gatto, ma non funziona così. Sembra morire. Beh, tanto la quest l'ho comprata, anche se respawniamo da un'altra parte, sti cazzi. Io ho bucato la nave. Hai fatto bene. Mi prendo le loro banane. Un termocamino per i soldi, vabbè ragazzi, va benissimo così, manca, amen. Non avevo soldi da aggiungere, va bene, volevate sentirmi dire questo? Rompi i coglioni! Quel che costa. Gatto, ma io ho rotto la nostra nave! Te sei un deficiente. Credo, non è vero! Era la loro, ho fatto bene. Dove sono finiti loro? Ah, eccoli qua. Andiamo a sistemare la nostra barca. Non cadrà! Non cadrà! Stiamo andando sotto invece. No. Non lo so. Mi sono concentrato, ho one-shottato tutti. Che tanto stavano parlando molto sessualmente questi signori, non so se li hai sentiti. Forse li abbiamo disturbati in una sessione di sesso? Sta affondando la loro nave. Sì, sì, l'ho distrutta. Hai fatto bene, Lino, bravo. E dove sono? Complimenti. Direi che ce ne possiamo andare, che dici? Adesso ripariamo. Ma sento ancora fuoco che va, è la loro, vero? Sparano? Loro o no? No, io. Ho deciso che deve affondare nell'immediato. Vale. Questi arrivano a rompere i coglioni, non ho capito. E beh... Forse hanno fatto quello che facevamo noi alla fine delle quest, ovvero è possibile. Rompere le palle a tutti. È possibile. C'è uno che schiaranocchia, sei tu? Sono io. Ah, non avere l'ansia, sono io, sono di preoccupato. No, metti che arriva uno e c'è... No, ho sbagliato, aspetta, ritiro la missione. Boh, allora, la quest che dobbiamo fare è questa. Tieni. Non mi piace, non l'ho avuto. Hai fatto bene. Allora, fammi la rotta. Ce n'è una, non puoi sbagliare. Seconda. Che sto spippiando. Allora. Seconda. Che bella questa mappa. Ashen Reach.
Dov'è? Non lo so, dimmi tu. Eccolo qui. Gatto, devi andare sempre diretto a sud. A sud, ok. Vai, vai. Andiamo lì. Sembra che con l'afflusso di nuovi giocatori ci sia più gente che si fa i cazzi suoi. Sì, vabbè, ci sta. Va bene. Sud dritto, così? Sì, sì, proprio bello dritto. Andiamo a vedere. E ancora comunque non è cambiato sti cannoni. Comunque vi farò sapere questa cosa del riscaldamento, mica riscaldamento. Vi aggiornerò, vi aggiornerò. E che connessione avrai? La gigabit. Cioè, devono ancora metterla. Adesso ci ne occupiamo. Devo fare il contratto nuovo e tutto quanto. Oh, ancora non l'hai fatto, gatto. E non ho la via della casa. Come no? Come lo sai la via della casa, gatto? Non c'è. No. Oh no. È un problema. Ok. Secondo. Ma no, perché potrebbe essere una cosa lunghetta, capito? No, ma è per questo che io tengo questa casa fino ad agosto. Fai benissimo. Fai benissimo, perché finisce sempre a gaga con queste compagne. E sono caduto nell'acqua! Te sei un deficiente. Scusami, arrivo, non ti preoccupare. Vai senza di me. Oh, gatto. Aspetta, io mi sono messo un po' più in alto qua per far vedere la barra della vita. Ecco qua. Però se non la faccio vedere la barra della vita, che senso c'ha? Il senso della barra della vita. Così, guarda che bellino. Eccoci qua. Come Flameset, ti stiamo scaldando contro qualche cosa? Siamo arrivati? Molto. È questo? Non credo proprio, no. No. Ok. Noi dobbiamo andare. Uh-huh. Ancora molto più a sud. Ok, allora andiamo ancora molto più a sud, sbadigliando. Scusami, la sigaretta che sto tirando un sacco d'aria. Perché? Ti spiego. In pratica, la resistenza che utilizzavo per questa sigaretta prima, che ora si è bruciata. Come? Ma in una settimana? Ma perché la spippono sempre. Comunque l'ho dovuta cambiare, ma a quanto pare non va bene per questa, cioè per il modo in cui fumo, no? Quindi okay. Sto tirando fortissimo, mi fa male la gola, ma tanto. E inalo un sacco d'aria e mi viene. Ma mangiati un chupa chups piuttosto. Che so. Buoni, lo voglio. Mochi Doki, 2 mesi. Buongiorno, signor gatto, e grazie come sempre per la compagnia. A lei! Grazie! Dimmi. Voglio il chupa chups, mo. Se fai bravo, te ne compro un sacchetto di quelli alla frutta. Sì! No, che schifo. Alla cola? Alla cola. Secondo te posso mangiare il chupa chups alla frutta? No, la fragola mi piacciono molto a me. È giusto che la fragola è una fragola frutta. E panna no, fragola e basta. Bravo, bravo, concordo, mi piace. Allora, che missione dobbiamo fare? Dobbiamo trovare un tesoro nascosto. C'è scritto, grazie Agne per 25 mesi. Leggila questa, che bello. Leggimi tu, dai, leggimi. Avventurero, che missione fai? Recati su e dell'oro troverai. Hai visto, sta scritto. Benissimo, ed è lì che stiamo andando, qui. Sicuro? Sì, beh, oddio, l'hai fatta tu la rotta. Aspetta che controllo. Oh no. Confermo, lui. Stiamo andando. E questa qua l'isola? Sì, è lui, allora, no. Aspetta che... No, non è qui. No, davanti a noi. È quella, sì. Perché ci sono degli scheletri, quindi meglio... Come? No, e dai, non voglio prendere le spade. Se ti fa male la gola è perché usa la nicotina alta, dovrebbe abbassare un poco. 6 e 5, no? È la resistenza che mi sta facendo tirare tantissimo. E... Ma quando ti tira il dito fai le scoregge poi? Non ho capito? Quando ti tira il dito fai le scoregge, però non fa più ridere adesso. Lo... Vuoi sapere un'altra cosa bella? Dimmi. Del riscaldamento a pavimento? Che io ho le pantofole rotte, sì, da un mese. E non le sto comprando nuove perché non le userò mai più. Ah, finalmente sulle vele. Arrivo, finalmente ti darai il piede nudaggio. Dove stai andando? Tira sulle vele, veloce! È finita! Anche io sono un fan del camminare scalzo. Sì, però fa freddo, non posso farlo. Non me lo posso permettere.
Ma io tipo qua c'ho... sono caduto in acqua! Com'è possibile? Cioè il parquet è finto, che è freddissimo, è gelido, ma mi piace comunque camminare scalzo. Ma cos'è il parquet finto, scusa, quello... Parquet finto, quello là in... che cos'è? Aspetta. Che non è legno? Che non è legno, esatto. Ok. Beh, sarà come il mio pavimento di casa. Ma non l'hai tirata giù la vela? Ma sei uno stronzo, l'hai lasciata a metà? Aspetta, sto cercando del parquet! Ma adesso! E ci stavamo parlando di arredamenti! A posto, andiamo. Non so come si chiama. Vabbè, comunque grass, quello ho lì... ho il grass porcellanato poi dopo. Che si incastra, capito? Laminato? Pensi sì. PVC? In PVC credo sia, PVC. Ok, no, io c'ho... adesso c'ho il parquet e lo avrò anche nella casa nuova, di sopra. Sotto avrò il grass porcellanato. Che freddo, solo il nome. Vai, leggimi da questo. Questa mappa ha tanto da rivelare. Se alle merci a lungo dimenticate la pescatore a ovest, la vorrai ricontrollare. E allora a ovest dobbiamo andare. Questa mappa ha tanto da rivelare. Sì, sì. Se alle merci a lungo dimenticate la pescatore a ovest, la vorrai ricontrollare. Quindi l'unico indizio che è qual è? Non ho capito. A ovest, alle merce! Che bella mappa, tutta fuoco in... Stai attento ai geyser. Certo, perché? Che bello! Avrò il gas porcellanato con effetto parquet di sotto, sì. Ah! Non sono stato troppo molto attento, cat. Te l'ho detto. Pian... Aia, non ho cibo. Lì c'è roba, però, voglio vedere. Ti ho portato un sacco di pappa, ma non è cibo. Com'è? Che belle queste missioni in mezzo. C'è un treasure! Mio! No, tu cerca il coso, cerca... Allora, devo andare ad ovest. A ovest. Che è dietro di te, in realtà. Verso di là, esatto. No, alla tua destra. Oddio, no, abbiamo un problema di fondo! Minchia, sì. Aspetta, no, sono morto anch'io. Erano cattivi. Sono pericolose queste isole, sì. Però è molto carina, mi piace perché cambia un po' il mood. Sì, no, ma va bene, è sempre un piacere fare qualcosa di nuovo. Vediamo se riusciamo a consegnare qualcosa. Non credo, Adesso sappiamo cosa fare. E non vedo l'ora degli scandali, perché guardate, c'ho proprio i calzini, le pantofole rotte. Aspetta, che bevo. Che ve le posso portare adesso senza questi. Vedete? Mi fanno male ai piedini fortissimo, tra l'altro, perché mi si gratta tutto. Ma che pantofole, veramente da pantofole. Beh sì, una e anche di qua. Mi fanno tanto male i piedini. Sono da signore anziano. Certo, sono adatte. Solo che, visto che non le dovrò usare mai più, non vado ad investire dei soldi. Bravo, mi piace questo tuo pensare. Usami. Allora, andiamo subito ad ovest. Dobbiamo trovare delle merci. È tutto rovinato. Sono incastrato. Oh no, gatto, se ti dico che cosa è successo, non mi prendi in giro per te. Ti sei incastrato? E sono morto. Mi ero incastrato no, sotto il pontile. No, ti rispondo sulla nave, ti rispondo. Ah, easy. Sì, sì, il gioco lo sa. Ah. Grazie a Berge. Sono Alberto e sono sub del gatto. Ficca come non ho capito. Ficca come presentazione per trovare una lasagna. Ah, sì. Sì, sì. Allora. Ma solo se ti chiami Alberto, però. Ecco qua, ovest. Ok, io porto questo forziere a casa prima di restarci secchi di nuovo. Scusatemi. E c'è fumo sulla mappa. Allora, mi butto. No. Ah, sono caduto. Ma dov'è questa merce nascosta? Non so che problemi a camminare, c'ho la scoliosi. Ok. No, di nuovo lui! Il marrano che è esploso! Aspetta, me lo vedo io. Oh, non è vero, gatto, ho sbagliato, non ti avvicinare, vai via, scappa. Ma io sto andando a casa. Ah, scusami, cioè, pensavo fossi con me. No, ma ti ho detto, sto andando a mettere il tesoro, quello che abbiamo trovato prima. Ero distratto. Lo so. Come? Sei anche un po' stronzo. Allora? Cosa dobbiamo fare? Aspetta che un po' faccio un...
Eccoci qua. Uno spazio. Madonna, che esplosioni. Allora, qui c'è della, effettivamente della merce. No, devi leggere la quest. Infatti. Cerca i resti del saccheggiatore avido a nord da saccheggiare. Compi 7 passi a nord-ovest e il tesoro vorrai trovare. A nord, allora. Ah no, andiamo. Subito! Di qua. Nord. Sì, sì, sicuro ci saranno altri biglietti con altre missioni. I resti del saccheggiatore, mi dicevi? Sì. Bell'albero. Puttana la merda! Aia! Dammi una noce di cocco. Andiamo a vedere dove sono queste persone. Eccolo qui! Non è vero. I resti del saccheggiatore. Nord. Questo è il nord. Orca puttana, eccoci qui. Ah! A nord. Io non vedo nessun resto del saccheggiatore. Ma forse è troppo nord. Troppo nord, vedi, anche secondo me. Bisogna tornare di su. Sì. Troppo nord. Perché effettivamente il nord può essere anche tutto il sud. Bravissimo. No? Sì. Nessuno ci ha mai pensato a questa cosa. Ma infatti io vivo a nord, tu vivi a sud, ma in realtà viviamo nello stesso posto. Come? Scusa, non vivi in Italia? Però, allora, se guardo verso di te, vivo a nord. Non è vero. No, vivi a sud. Però viviamo entrambi in Italia, che è a nord dell'Africa. Bravo. Grazie, ci hai messo un po', però sì. Eccolo, è lui. Sì, no, siamo specifici sopra. Dove? Credo sia lui. Uno, due. Dove sei? In un buco. Uno, due, tre, quattro, cinque. Viviamo a casa insieme, praticamente sì. Ho sbagliato, qua. Ma sono morto, cazzo, no! Ho trovato un buco e mi ci sono infilato. Però sono morto. Stai migliorando con la geografia, grazie. Se vedi qualcuno morto, potrei essere io. Lino, sei sparito. Io non so come hai fatto. Sono in un buco. Ci credo, ma non lo trovo il buco. E quello è il perché punto. Non guardi attentamente. Guardi, i buchi si nascondono, sono perfidi. Forse l'ho a trovato. A sinistra. L'ho trovato. Ecco, non era questo. Hai trovato un altro buco oltre al mio. Quando è piena di buchi quest'iso. Allora, fammi rileggere. Cerca i resti del saccheggiatore avido a nord da saccheggiare. Ecco. Ma siamo qui. Siamo qui. Che dobbiamo fare? A nord. Nord. Questo è il nord. Saccheggiatore avido. Io non vedo nessun saccheggiatore avido. Secondo me non stai guardando lì bene. Lì sotto. Ma lì sotto ci sono stati prima. Ecco. Andiamo a controllare meglio. Girati. Che fai con sto binocolo? Che vuol dire girati? Rispetto a chi? Questi potrebbero essere i resti del saccheggiatore avido. Allora, io già sono a nord. Quindi basta che... questi mi fanno un po' cagare. Non credo siano questi. Vabbè, proviamo. 7 passi verso dove? Nord dove? Allora! Con sto coso! Ehi! Oh no! Vabbè, me lo vedo io! Uccido! No. Sono i barili? Grazie Giacomo per 25 mesi. Ma siete sicuri? I barili? No, vabbè, se sono in barili, ma... Fuck, no, ma chi è che mi fa bua? Mi fa male. Prova ad andare ai barili. Certo. Dove sono i barili? Dentro di là? Ma ammazza. Aspetta. Quello intanto, quanto ci vuole? Ma guarda che ne sono vari, Spawnano. Allora, sto pensando. Allora, voglio andare a nord. Sono quelli? No, ma... no, non andare a nord. Lo sapete per certo che sono quelli? Guarda, ti guido io che ti vedo dall'alto. Lo sei sparito? Ok, tu no, dietro qui. Dietro di te, dietro, vai dritto. Segui la spiaggia. Destra, no, dietro, Lino, dietro. Ti dico destra, vai a sinistra. Lino. Sono per dimmi. Vai alla tua destra. Segui la spiaggia. Vado.
Ci sono dei barili di a terra, li vedi? Certo che li vedo. Ecco, loro. Prova a vedere con la bussola se te passi a. Certo, il meglio mangio una noce. Grazie, Aldo! Allora, aspetta, se te passi ma verso destra o se te verso sinistra? Verso nord-ovest, Lino. Verso nord-ovest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Scava. C'è una pietra. Scava un po' più in lì. C'è un cazzo. Mi piace che non. No. Non troviamo dove andare. Vedi, gatto? C'è un mistero. La caduta. Risolviamo il mistero. Mette il mare. Gatto. Sono spedito. Te lo trovo via. Io. Te lo trovo io. Eccolo qua. Spoglia, viviamo questa avventura, gatto. Non riesco a capire. Che fastidio. Nord ovest è qua. Non è. Ma magari nord non è nord. Era dove sei andato tu era giusto, però non è. È nord, ma non troppo. Nordino. O ancora oltre l'isola, magari c'è. Allora, in realtà, lo sai che cosa ho trovato, gatto, una volta? Dimmi. Ecco qua, qui, un cannone. Ho pensato, ma non è che mi devo buttare in acqua? No, non credo. No. Perché? Che ne so, ma non so. Così. Ehi! Fatto male! Via, che male al culo. Io esploro. Esploro. No, no, non sono i barili. No, certo, non sono i barili. Vai a ovest dell'isola e poi a nord rispetto a quel punto. Perché? Vuoi dire che l'ho trovato? Sicura? Bende no. Ovest dell'isola e nord rispetto a quel punto, sì, quindi di qua. Ma è la stessa roba che abbiamo fatto prima, eh. Non c'è un cazzo. Sto pensando, qui. Sto pensando. Mentre non ci sono i resti. I resti di chi? Pappo, 5 come le dita di un piede, finalmente libero dalle ciabatte. Non ancora, purtroppo, ci manca ancora un po'. Quasi. Non cadere, fatto male, sono morto. Non c'erano questi resti, ma no. In realtà, gatto, se ti ricordi bene o se ci hai fatto caso, spesso in giro nell'isola abbiamo trovato degli scheletri morti, molto sì, carini. Sì, ci ho provato, non ha funzionato. Almeno ne ho quello, visti due, nord. Ne ho visti due. No, no, ragazzi, l'ordine non è importante. Grazie Albert per la sub. L'ordine di come devi fare le cose non è importante. Ma sott'acqua mi pare veramente strano. No, anche perché non puoi scavare. Se te passi. No, no, a partire magari dopo ti fa uscire, ma mi sembra strano. Sì, effettivamente non li puoi contare nemmeno. Sette bracciate. Sì, c'è una pozzanghera con uno col dito di fuori. Ecco sì. Dovrebbe essere uno scheletro con dei sacchetti d'oro. Non abbiamo visto niente di tutto ciò. Uno scheletro con dei sacchetti d'oro. Ma zero proprio, ma manco ma per finta. Sono convinto sia una burla. Ecco sì. Una visita all'isola. Sì, ci sarà qualcosa vicino allo scheletro. Un saccheggiatore, se non saccheggia lui. Sì, ma a nord che è quello il punto. Allora, secondo me andare a sud, sudone, e poi andare a nord. Adesso facciamo. Grazie al poliespanso per la sub. Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Allora, ragazzi, rinnovate. Qui non c'è un chiudo. Quindi andiamo a sud. Scusatemi, ogni tanto. Questa è casa mia. Perché non è riscaldamento a pavimento, secondo me. È molto probabile. Aspetta, oh no, forse ci sono i cattivi? Li ho trovati, Lino. Dove erano questi resti? Sì, vabbè, ma vai a fanculo, vai. È dentro in la una grotta. C'è, sì. Te l'ho detto io che c'era un buco. Ma al centro di lì, guarda dov'è. Vabbè, ma soprattutto io voglio vedere se davvero è nord. Gatto, è nord. Perché non l'abbiamo trovato? Ma scusa, nord o nord-ovest devo puntare? No, mi è difficile qua, come facciamo? No, ma basta 7 passi. Non devi li faccio fare 7 passi. No, mi sa che non è questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma perché? 4. Verso dove sei andato con questi passi a cazzo? Ma che ne so, dove devo andare? A nord-ovest bisogna andare con i 7 passi. No, non è questo, non è questo. Non è questo, è troppo imboschiato.
E come vai a nord-ovest? Scusami, ma se sei a nord, nord-ovest... Ah, devi, è chiaro, devi essere libero. Passaggio libero. Però forse è qui vicino. Non ci arrendiamo. Teschi. Adesso pieno di scheletri e scheletrini del cazzo. Ma la mia domanda è, se entrambi controlliamo il nord, come facciamo a non trovarci? È perché il nord è vasto. Non ho mai visto Game of Thrones. Va, vasto. Capito? Una zona Game vicino of Thrones, non l'hai visto? Certo. E come si chiama il nord? Nord? No. La regione, come si chiama? Il grande nord. Quasi. Il grandissimo nord, no. Il granderrimo. Non era nord la parola corretta. Ma va bene. Come lo era? Il freddo! Come, no, come il si grande inverno, deficiente! Sì, non era una cittadina che si chiamava Grande Inverno? Sì. Scusa. Comunque, l'aggettivo qual è? Hey. Nordino, grande e grande. Grande, grande, certo. Certo. Freddo. Millennium, pubblicità di Twitch, mi ricordo di rinnovare. Rinnovate! Con quanta rabbia l'hai detto. C'è avuto un drop clamoroso, tu non hai idea, quindi no. Con dispiacere lo devo ricordare. Fai un file Excel per tutti i sub. Così poi si ricordano quando devono rinnovare. Li minaccio. Glielo dai a ognuno a loro, esatto, sì. Faccio il file Excel col nome, cognome, indirizzo e che cosa hanno fatto di male nella vita. Bravo, esatto. Io sto andando a sud. Ricatto. In questo momento. La mia domanda è perché? Vai a nord. Non lo so. L'inverno sta arrivando, ma magari, guarda qua, che calura. Eccoci. Missione più difficile della storia questa. E mi piace. Sono contento. Misteri, mi piacciono. Gatto, non esiste questa cosa. Hanno detto non esiste il nord. Esatto, hanno tolto dalla mappa. Torna nello scheletro nella grotta. Punta a sud, c'è uno scheletro per terra sdraiato. Non mi sembrava corretto. Non mi sembrava oh, no, uno scheletro generico. Gatto! Mi insegue un barile incazzato. Ok, sono tornato qua. Punta a sud, c'è uno scheletro. È vero. Ha ragione. No, lo so che c'era uno scheletro, però era uno scheletro super generico, non mi sembrava il predone maledetto. Tiene anche un... come si chiama? Un barile vicino? No, un barile, perdonami, un tesoro. Che ah, sì? Sì. Sono morto! Vabbè, ti tiro su. Eccolo qua. Dove sei? Lino? Eccoti qua! Ti resso! Non ci arrivo, Lino, no! No, gatto, dai, sono caduto su una pietra, non è possibile. Prendimi. Non ci arrivo. Forse, niente, ti inculi, ciao. Hai ragione, non l'avevo visto questo qua. No, io avevo visto quest'altro. Dov'è? Era qui, questi ho visto io. Questo non l'avevo visto. Attenzione, eh. Ti aspetto. Non mi aspettavo, sono vergogni. No, no, è giusto perché c'è il forziere di fianco, giustamente. Life Train, ma rinnovate per Life Train. Life Train. Eccoci qua. Non avevo visto questo col tesoro. Era chiarissimo fosse lui. Gatto, ma ce l'hai tra mezzini oggi? No, purtroppo no. Oh no, come mai? Perché ce ne ho sempre quello alle olive che non mi va dalla mia signora. Buono. Perché l'ultima volta semplicemente non mi andavano, non l'ho comprato, anche perché mi rovino sempre l'appetito. È un errore stato. Capisco, capisco. Eccomi qua, ciao! Fai che mi soffio il naso. Ok, quindi vabbè, ti aspetto, lo facciamo insieme. Non è mentre conto almeno. Cinque, sei, sette, qui. Vado? Buco? Mi appropinquo? Vai, vai. Bravo! Ma era ovvio! Io ti difendo, ma io non pensavo fosse uno scheletro. Scava, scava. C'è lo scheletro, infatti. Ma mi fanno bua! Sono morto! Non è vero. Come?
Sto scavando, ma non voglio. Qualcuno mi fermi. Eccoci qua. Ma sono duri sti bastardi. Infatti, sono cattivissimi. No, vabbè, ma mai visti così duri sti scheletri? Porca troia. Sono di pietra lavica. Adesso ti tiro su, un attimo. Vabbè, uccidili. Ma infatti il mio sogno è avere un baretto vicino a casa e tutte le mattine andare a combattere. Ah, puttana! Che paura! No, Sparagli da distante, sparagli da distante. Lo vedo io. Da distante, Lino. Sono morto! Ah! Però ti ho salvato, Sei stato... No, Lino! Ah, salve! Buonasera! Sei morto? Sì. Anch'io. Oh no. Aspetto, offro l'anima. No, di entrare al baretto, mi prendo un po' di tramezzini e poi mi ritengo lì per la giornata. Ma però che cosa avrai vicino casa, se si può dire? Non ne ho idea. È una zona... Non sono stato lì a guardare troppo. È residenziale più che altro, no? Sì. Beh, almeno troverai sempre posto per la macchina. No, sai com'è, ho un garage. Sì. Ma che perdita di tempo il garage, tanto non lo userai mai. Ma non è vero. Il garage è anche il posto auto lì, no? Cioè... No, il garage... cioè, tipo da me, sono sottoterra. Sì. Quindi devi entrare, aspettare che si apra il portone automatico, il cancello che ci mette quei 27 secondi. Lino, sbrigati a prendere il tesoro. Fai veramente veloce a prendere il tesoro, Lino. Vai. Vorrei tanto sapere dov'è. E dove l'abbiamo trovato, no? Dove c'era il tipo. Cazzo, ma io sto perdendo vita. Sì, perché l'acqua bolle, Lino, sbrigati. Porca di una puttana. Aspetta. L'acqua bolle. Oh, cazzo, non mi ricordo dov'è, cazzo, però. Devi andare su per la montagna, di là, esatto. Sì. Dovresti trovare il buco e dal buco ti tieni il buco alle spalle e dovresti vederlo mezzo tirato fuori. L'ho trovato, gatto. Bene. Io adesso gatto, poi... mi hanno bucato il culo! Lo so. Lino. Sono morto! È un problema. E non possiamo aspettare che magari finisca. Dura un bel po'. Tipo 20 minuti? Non lo so. Orca puttana, la nave! E boh, L'albero! Oh no! Siamo morti. Gatto, abbiamo fallito. Sì. Rerun! Ho fatto tutto questo sforzo. Ok. Aspetta, Lino, c'ho un problema lungo. Come lungo? Ridi, ma non dovresti, fidati. Vai. Allora, gatto, adesso mi lancio con il cannone. Ma non serve, siamo parcheggiati qui. No. Ah. Bravo, guarda. Grazie. Vado. Tanto se ci riesco. No, non perché finisce, guarda, non finisce. Io credo in Lino, adesso prende il tesoro e ci ne abbiamo più dei coglioni. Puoi mettere una canzone di... Bravo. L'ho preso, Giacomo! Così, il tuo nome da pirata. Ce ne andiamo! Ah, va a fuoco tutto! Vai, spegni la nave! Ci sei? Sì. Salta su! Salta su! Sono caduto in acqua! No, Lino! Ogni un per sé! Non tira giù le vele! Perché sta cadendo l'albero, Lino? Mi serve acqua! Perché va su? Perché va su? Perché è rotto! Lino, devi... Aspetta, ricarico l'acqua! Spruzzami, spruzzami, spruzzami. Vai. Ai, ancora e basta, rotto il cazzo però. Andiamo via. Dove sei? Grazie a Frankie per i 3 mesi. Ma non abbiamo il boccale d'acqua qua in questa. C'è il barile, c'è il barile di sotto, vai. Dai che mi allontano, dai che mi allontano. Ok, cioè, bravo. In realtà stiamo imbarcando acqua, quindi... Vabbè, meglio. Esatto. Aspetta, vieni qua, ti sciacco un po' la faccia. Dove sei? No, ho fatto. Fatti sciacquare la faccia. Ma entra acqua bollente, Lino, buttala fuori. Oh no, ti ho buttato l'acqua bollente addosso! Ma te sei uno stronzo! Che?
Eccoci qua. Siamo vivi. Ci sono gatto, vai a prendere il tesoro. Come? Ah no, è questo. Apri, dentro c'è. Ah, tutto qua? Non c'è dato nuova quest? Sì, ce l'ha data una nuova quest. Ah, dimmi. Meno male. A Ruby's Fall. Vai. Bene, io arrivo la in un secondo però. Dammi giusto un secondo. Faccio io la rotto. Vai, la arrivo rotto. Subito. Dov'è Ruby's Fall? Ruby, you're a fine girl. Eccola là. Nord-est. Ok. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Sono no copyright, sì, le canzoni di Sea of Thieves. Non le avrei utilizzate altrimenti. Ragazzuoli! E un altro vulcano. Yeeeh! Che ore è? Le 10:30. Abbiamo tutto il tempo del mondo. Comunque il mio sogno è andare la mattina al bar, caffè e tramezzino. Non vedo l'ora di andare in pensione. Sì, sì, lo so che vanno messe più tavole qua. Infatti mi sono dimenticato di mettere l'altra. E che l'avevo appena messo. Me ne serve un altro. Sono io. Fra 5 anni in sto modo credo ti venga un infarto. Allora, cosa è successo in mia sede? C'è gente che lo fa tutti i giorni. Non vedo perché io dovrei morire, scusami. Cosa? Il mio sogno è andare tutte le mattine al baretto, caffè e tramezzino. Eh beh. Cioè lo fanno veramente tutti. 5 anni un infarto mi sembra un po' eccessivo. Ma io tutti i giorni tipo vado al lavoro. Vabbè, non proprio tutti. E no, vado al bar e faccio sempre cornetto e caffè. Tutti i giorni. Beh, è una cosa normalissima, infatti non è una cosa strana. Darksy, 36 è un numero triangolare dato dalla somma di due numeri triangolari, 15 e 21. Grazie per averlo condiviso. Dipende da cosa c'è nel tramezzino. Beh, allora, se mi faccio il tramezzino con la porchetta fritta, i peperoni e, non lo so, patatine, allora lì sì che diventa un attimino aggressiva la situazione. Ma potrebbe essere buona comunque. No, buono sicuramente. Però aspetta, dammi un altro secondino. Tramezzino a colazione, sì. Sì, la colazione salata, anch'io la preferisco, ad essere sincero, anche se il bar dove vado non ce l'hanno. Una brioche e poi tramezzino alle 11. Poi ho fame però. Col caffè. E vabbè, che problema c'è? Dov'è il problema? Infatti non lo vedo. Oh boh, aspettami un secondo, ti prego. Poi ribadisco che magari sarà che noi abbiamo la cultura del tramezzino più radicata, però per me il tramezzino al mattino è una cosa normalissima, non è niente di strano. Cioè in qualunque bar la mattina vai e ti fanno i tramezzini. Come il toast, esattamente. Non mangio un toast da un bel pezzo. Ho capito, okay, quando andavo a Messina all'Uni alle 11 mi mangiavo un arancino al burro sulla nave. Ho capito. Lì mi sembra. Quello sì che mi sembra forse un po' troppo da coronare. Ma adesso lo voglio pure io, però sto arancino. C'è della musica inquietante, stai attento. È finita. Allora, è finita proprio di botto. Sì. Raccontami tutto quello che è successo. Niente. Siamo scappati e stiamo andando dritti. E mi sa che è quella davanti a noi lì. Ah, giusto, vediamo dove stiamo andando. Bravo! Ma scusa, ma che cosa abbiamo preso? Una secca. Ah, delle rocce. Grazie Agna per i 37 mesi. Ripara. Non ripari? Ah, certo che riparo. Sì, riparatore, sai. Ah, quando mi sono? Che ripari? Tutto giusto. L'arancina al mattino e la colazione dei campioni. Allora, io non la mangerei per il semplice fatto che la roba troppo oleosa mi dà fastidio. Perché vabbè, lo asciughi. Per via della... No, è proprio una roba fisica mia che da quando ho 18 anni mi è stata diagnosticata la sindrome di Gilbert. Mi pare di averlo anche già raccontato. Sì. Che è questa cosa appunto che mi dà più bilirubina. E quindi quando una roba è anche troppo oleosa, sarà anche psicologicamente, ma mi viene un po'... c'è un buco. Un po' di nausea. E qua il buco. Ah, ecco. Sì, esatto.
Poi dipende, delle volte non mi fa neanche troppo effetto. La mattina, dove sono più sensibile, mi turberebbe una roba fritta. Ma guarda, se non sbaglio, parlavo in live anche l'altra volta, però anche a me le cose molto fritte fanno venire nausea, anche perché quando le metti in bocca sembrano anche un po' dolcine. Sì. Quando c'ho tutto quel frittone e c'ho la nausea subito. Che poi io sarei anche uno che volentieri bacon con le uova, no? Ah, bravo. Però dipende dalla mattina, perché se quella mattina mi sono svegliato in hotel, perché di solito non me lo faccio a casa, svegliato. Mi sono svegliato lì in hotel e non e sono un po' così, mi mangio una roba più basica. Dimmi. Non è questa? Ah, non mi hai detto, certo. Scusa, pensavo mi stessi parlando. Super Mario 14, il numero dopo il 2 per gli U2. Ah, è vero però, bravo. Certo, ma dimmi. Ma il mio Windows ha qualcosa di strano. Che cos'è questa? Cosa c'è? Ah, che se lo aggiorna a Windows Link. Che cos'è? Cosa stai facendo? Non toccare. Ma che cosa? Ma sì, il mio computer. Attiva Windows. Quella... No, sì, effettivamente. Dovrei fare. Che cos'è Windows Link, amici? Non lo so. Mai sentito. Un virus? Vai. Tira su la vele. Vado subito. Per davvero, per favore. Ok, bravissimo. Secondo me è qualcosa dell'Xbox Pass, cose così. Mai sentito. Ma, mai sentito. C'ho un, ti faccio vedere la foto di quello che vedo. Questo simbolo. Non scordiamoci che in Liguria mangiamo la focaccia pucciata nel cappuccino a colazione. Allora, la focaccia mi fa impazzire. La focaccia mi piace da morire. Però appunto dipende da come mi sono svegliato la mattina. È tutta una roba mia. Ok, perfetto. Allora, adesso prendiamo la questa. La colazione in inglese mi piace un botto. Però appunto dipende. Perché qui c'è un posto che la fa, è anche fenomenale, con uova strapazzate, pancetta, uova... Sì, no, sì, beh, scusa, uova strapazzate, pancetta, salsiccia e... E patate. Patate grigliate e pomodoro grigliato. A me il pomodoro grigliato fa impazzire, mi piace da morire. Come la mattina. Il pomodoro grigliato? Sì, buonissimo. In quella colazione lì, con le uova strapazzate, nel senso, la bava. Però mi stai facendo venire veramente fame, gatto. Cioè, io mi strappo la testa e me la Fenomenale, mangio. Fenomenale. Perché sono sempre morto, cosa è successo? Ci hanno sparato al coso? Andiamo a prendere un po' di cibo in barca, ma la barca? Chi ci sta sparando? Ah, lì, l'ho visto! Ripara la nave, l'ho ucciso. Vai. Sono morto. No, lì no! Sì, sono caduto! Dov'è finito il filibustiere qua? Eccolo! L'ho ucciso. Devi riparare la nave, però. Appena sarò tornato. No! Purtroppo c'è una porta che divide la mia... Sono morto. Bravo, gatto. Cazzo. Complimenti. Maledetti geyser. La focaccia sarebbe la crescente. Sì? Non so. Hanno tutti 8 nomi diversi qua. Allora, stavamo parlando di quello che dovevamo fare. La colazione, sì, stavo dicendo pomodori grigliati con patate grigliate, non è niente male. Col bacon, le uova strapazzate, la pancetta ancora. Lino, ma non sei tornato? Sì, però mi sono dimenticato che dovevo sistemare la barca, sono sceso! Cazzo! Che errore, scusa! Aspetta, arrivo a sistemare! Me ne sono andato! La salsiccia fu buonissima. Ma c'è un posto proprio che è veramente buono qui, infatti Lino, vienimi a trovare e andiamo lì a colazione. Molto volentieri, soprattutto ora che ho fame. Così qua. E non sapevo tutto ci fosse in Italia. Oddio, ci sono degli stronzi con col barilotto, dobbiamo spostarli. Ma stronzi. Tre! Cioè,
Tre col barile non è possibile. No, no, no. Tre col barile. Tre scheletri. Me lo vedo io. Aspettami però, dai, che sono piccolo. E li devo far allontanare dalla barca prima, no? Me lo vedo io. Ah! Volo via. Bestia! Ma che bravo! Ehi, gatto, hai usato veramente il cervelletto. Aia, che male. Andiamo. Mangio. Il Kaiser l'ha fatto male. Cado. Sicuro? No, sono rimorto, sicuro! E infatti... E lì io però ti posso aiutare adesso, aspetta. Ma il Geyser che fa su e giù? Ma sparano di nuovo col cannone? Ma non è possibile. E basta che ci sparano alla nave. Ma questa mappa è impossibile. Vai a riparare la nave appena torni. Certo. No, anzi, sì, no, faccio... Che vuole questo? Vado io. No, vado io. Vai tu? Vado io, sto arrivando. Allora vai tu. Questa volta non mi dimentico, credo. Spero, trova la fiaccola in cima, la roccia sud-est. Difficilissimo, sud-est. Vediamo se c'è questa benedetta fiaccola. Dai, che sto entrando. Ehi! Adesso però mi vanno i pomodori grigliati, porca di una miseria. Fiaccola, eccola. Eccoci. Qua. Poi? Ascolta il mio consiglio, leggere questa mappa rivelerà il tuo appiglio. Non è vero. Eccomi qua. Oddio, stiamo imbarcando acqua, gatto. Sì, Nino. L'hai detto tu. Fai tu. Non è questa la fiaccola? Sud-est. Ma se quella è una fiaccola, è un cerino. Ah, no. Quella fiaccola. Ah. Oh, c'è anche una sirena. Vieni. Appena hai fatto, vieni, Nino. Deficiente. Arrivo. Scusatemi. Eccomi qua. È questa, guarda. Tipo. Questa qua. Eccola qua. Se alla tomba poco profonda a sud la tua lanterna alzerai, un tesoro impolverato troverai. Quindi dobbiamo andare a sud adesso. Però aspetta che facciamo questo prima. Ovvero? Dobbiamo uccidere la sirena qui. Ah, sì, sto arrivando, un secondo. Forse ce la faccio da solo? No, gatto. Addio. Guarda come la prima muori. Sì, non ti salvo. Tantissimo. No, ce la faccio, ce la faccio. Ce la faccio, Lino, ce la faccio. No, non ce la faccio. Ti porto un con. No, un sono defuntato. No, aspetta, uccido io. Tirami su, no, no, no. Ah, mi fa male, gatto. Dove sei? Non la tiro su. Ok. Amicchio! Aio, aspetta! Scema! Ah no, fa male. Ok, vai. Vieni. In due, vieni. Ma perché fa male? A posto. Eccoci qua. La porto alla nave, tu vai a sud a cercare la tomba di cui si parla tanto. Vado. Oh no, ehi, non mi seguite, c'ho l'imbarazzo. Sono le 11:20, ragazzi, siete già addormentati? Lino a Twitch, assolutamente, seguitelo, si chiama Solumida. Sì, sono io. Solo lui, Solumida. Come? Non parlare in corsivo? In corsivo? Allora. La Biocco vale anche il sabato? Beh, il sabato siete già più abbioccati di base. Ma adesso ci siamo svegliati. Chi, tu? Noi, tutti. Che? Allora. La Biocca, quando ti viene sonno, no? Non siamo addormentati, siamo andati tutti a farci un panino. Sì, comunque sì. Allora, c'è un problema. Che sud non c'è in questa mappa. L'hanno tolto. No. Impossibile. Sì, ci sto andando, Lino. Come? E io? Non lo so, tu dove vai? E io sono ancora dove eravamo prima, gatto. Ma dove vai? Ma dove vai? Tanto oramai sei mia. Oramai sei mia. Non riesco ad uscire da questo buco. Allora sarà per quello che non trovi il sud. Che poi, che cos'è che doveva trovare a sud? La tomba poco profonda. Beh, qua c'è uno morto fuori. Va bene? Come? Controlla. Questa piratessa ha fatto un bel volo. Mi ha dato l'achievement. Leggi. Che bello, però. Tomba poco profonda a sud. Sarebbe bello un investigatore di pirati. Che va a capire perché è morto qualcuno. Tomba poco profonda.
No, mi sa che sto andando troppo a sud. Più a sud di quanto il gioco vorrebbe che io andassi. Gatto, perché no, ti ho seguito? Non ti voglio più bene. No, come? Sono rimasto male. Però non male. Mi sono fatto male. Oh no, cazzo, scherzavo. È quello che si dice quando si è arrabbiati, scusa. A sud. Dove cazzo è il sud? Il sud... Il sud è qua. Il sud. Qui c'è il sud, ma sono andato troppo a sud, forse. Tomba poco profonda, dice. E allora niente. Allora vado verso nord. E io vado verso sud. Ci incontriamo a metà strada. Va bene. Cosa mangio oggi a pranzo? Allora, a pranzo non ho la minima idea. A cena? A cena! Dovremmo... Forse l'ho trovata? Sì, l'ho trovata, l'ho trovata. Ehi, sto arrivando anche io. E non è vero. La lanterna. Vediamo. Yes! Ci ho preso. Bravo. Bello. Tomba poco profonda perché c'è una mano... E allora mi spinge via. Sono c'è una mano e una gamba fuori. C'è. Sei morto? No. Ah. Allora, non si può parlare, però! Se ti trovi all'esploratore schiacciato a nord-est, sei quasi alla meta. Nord-est. Vai. Gatto, guarda in alto! Sono io! Nord-est. Oh. È schiacciato da una roccia. Eccolo lì, l'ho visto. Dove? È lui. Sotto. Ah, che male. Non è questo? Sì, mi sembra schiacciato. Sì, 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 è lui. Mi sembra schiacciato. Rosti cazzo di guy. Allora! Ma mi cazzo! Ciao! Sud, no, sud-ovest? Non è schiacciato mai sei da una roccia. Sei passi sud-sud-ovest, vai. Ci provo. Sei passi sud-sud-sud. Sud-sud-ovest. 1, 2, 3, 4. Non è vero, gatto, non è lui. Sei sicuro? Sì, perché non puoi fare sei passi a sud-sud-ovest. No, e quindi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proviamo no, qua. No, non è. Non è mai lui. Prova, però. No, no. Ho trovato le vermi, delle larve, se vale. Tu sì che larve. sud, sud-ovest è qua. Ma non è giusto, non è. Io sì, muoio qua. Adesso, però, al prossimo geyser. Anche io. Strano, siamo perché mi sembrava proprio il tipo schiacciato. Vabbè, non è che dovevamo trovarlo? Nord-est, un esploratore schiacciato. Nord-est. Vabbè, gatto, qua siamo a Reggio Calabria, normale che non lo troviamo qua. A meno che non sia... E sono morto. Ti vengo a salvare io. Gatto, però, ma tu hai visto le ultime puntate di LOL? Sì. Mi hanno fatto meno ridere delle prime, però, se posso è vero, dire. È vero, confermo. Ma però è stato comunque molto bello. È normale perché semplicemente dopo 4 ore, infatti le ultime... Dammi un due... secondo, perdonami. Sì, certo. Sono qua però, eh. Ah, è schiacciato. Certo, però, non è che magari è schiacciato dalla gravità? E questo qua? Lo sai che potrebbe essere. Sarebbe anche divertente come descrizione. Oh no, è gatto, dai, no, non è vero. Sono scappato. Io non so come sono vivo. Lino! Sono morto. Ti tiro. È morto. Ok. Grazie. No, qua non si può scavare proprio. E allora no, direi che non è giusto. Senza Pintus non si ridò di essere l'unico che ha fatto. Non mai sono d'accordo. A me Pintus non ha mai fatto impazzire in generale. Lì, secondo me, mi ha fatto ridere e ha avuto proprio dei momenti proprio alti. Però in generale per me... Beh, no, senza fare spoiler, naturalmente... Dovevano esserci altre situazioni, ecco. Personalmente, per quanto mi abbia fatto molto ridere Frank Matano, secondo me doveva essere il primo ad uscire. Assolutamente per sì, me, però gliele hanno fatte passare tutte. Sì. Cioè, c'era proprio un broglio lì. Ci fosse stata una commissione, credo che Frank Matano sia stato proprio... Ma proprio appena entrato graziato. Doveva uscire. Sì, assolutamente. Sì. Perché poi dopo hanno multato, no? Hanno... Hanno, insomma, dato ammonizioni per delle robe che Frank, minchia, aveva fatto. Ah, sei morto, aspetta. Sì. Frank si era fatto le gran risatone sotto i baffi. Ma proprio nella prima puntata, l'hanno inquadrato subito mentre sorrideva allegramente. E adesso sono morto io. Che gatto, ci provo. Ti giuro, mi impegno al massimo delle mie abilità. Non mi prenderai, scheletro. Sono caduto, sono morto. Non niente. È vero, sono vivo. Vabbè, mi respawno così, almeno ho vita.
sono morto. Però, però in generale ve lo consiglio molto perché mi sono divertito proprio tanto. È verissimo. È davvero bello, lo dico, eh. Ravenna, anche lui, secondo me Ravenna l'hanno fatto uscire proprio velocemente, però non, non ha fatto neanche il tempo ad esprimersi. Sì. Comunque migliori assolutamente Lillo, Lillo. Elio e... oddio. Ma per me anche no, Frank però... è stato parecchio bravo a fare le sue cazzate, soprattutto con Elio che lo rincorreva e gli chiedeva le cose. Erano bellissime le reazioni di Matano. Dove... Sì, sì. Ma anche quelle di Elio a Matano. Bella coppia. Strana, stranissima, sì, però mi sono piaciuti un sacco. Esatto, ha funzionato parecchio. Anche Ciro è stato molto divertente, però è stato moltissimo in disparte anche lui, eh. Andiamo. Non tanto quanto la Guzzanti, però anche Ciro è stato molto in la disparte. La Guzzanti si stava a fare i fatti suoi là. Non, sì, volevo, non so, ogni tanto voleva fare qualcosa. Però poi... ma perché, perché non è il suo tipo di comicità, semplicemente. Ciro invece si stava sganasciando da ridere da solo, quindi stava, si faceva i cazzi suoi. Mi è piaciuto tantissimo sia Lillo che oddio, ma Gabriel, Caterina. È giusto che la Guzzanti sia stata eliminata per quel motivo lì. Cioè, io concordo in toto. C'è una cosa blu. Una sirena. Beh sì, sì, non dico che si è impegnata poco, però no, è che non è, non era il suo giusto contesto, come ha detto giustamente anche lei, eh. A posto. Ma anche cerca, Michela, cerca il tipo schiacciato. Certo, sì. Non ricordo mai bene con il cognome, però Michela. Sì. Che io amo tantissimo. Anche lei non è che c'entrava tantissimo, insomma, li ho visti un po' non fuori... era il loro contesto, perché esatto, sono più da comicità posizionata, no? Da stand up, sì, quasi, sì, 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 sì. No, no, non facciamo spoiler, non facciamo spoiler. No, 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 no. Giro. Allora, dobbiamo trovare sto tizio che è stato schiacciato. È una certa Roby, però dovevano appunto eliminare... Perché la barca se ne va? Dovevano eliminare per forza gente, una certa, perché sennò il tempo che finiva. Cazzo. No, solo che appunto, anche Lillo secondo me, insomma, è stato... Grazie Luke dalla spiaggia! Gatto, sono morto un'altra volta per questi maledetti geyser! Scusami? Ho preso a pugni geyser. No, capito, non ho... Erano dei pugni. Non ho capito. No, non tu. Mi è partita la musichina a me. Non so. Ah, non ero io. Però bello. Mi ha veramente divertito tanto, tanto, tanto. Come dicevo, giustamente, gli ultimi due episodi non potevano essere divertenti come i primi, perché sono arrivati stremati, distrutti e facevano ormai di tutto per non ridere. E quindi anche tra loro cercavo di non essere divertenti. Si vedeva che avevano fatto... che non stavano dando il loro meglio. E infatti, poi dopo le ultime eliminazioni erano proprio per cagate immense. Sì. Vabbè, anche il fatto che si riduceva il numero comunque dei partecipanti, certo. Certo, ovviamente. Hai meno possibilità. Se siamo in di meno, ci... Vai a cercare il contesto fa ridere intanto. Meno. Certo. Ho trovato un capitano, però, se vuoi. Magari ce ne occupiamo dopo. No, dai, è qua. Aspetta, è qua, uccidiamo. Però è stata davvero un'idea semplicissima, però molto molto carina. È che tanto è un format vecchissimo, sai? Cioè? Che in America l'hanno già utilizzato. Infatti se guardi su Prime ci sono anche le altre edizioni. Aspetta, la porto. Semplicemente è arrivato da noi. Beh, è stata una bella idea. Semplicissima. Assolutamente sì. Oh, c'è un bicchiere. Guarda, te lo dico, potrebbe essere una di quelle cose che anche rifatte più volte potrebbe far ridere. Certo, perché basta cambiare le persone. Esatto. Però Matano, scelta azzeccatissima. Non... Senza di lui sarebbe Katia stato tutto... Fatto un uomo. Cosa ha fatto Katia? Mi ha fatto riderissimo Katia. Ho sbagliato, ho chiamata Caterina 7 volte, ma si chiama Katia. Mi è piaciuta tanto lei. Format giapponese, la madonna. A me ha fatto morire la Maionchi comunque.
quell'ingresso a gamba tesa. Perché era però quanta dura la Maionchi? La Maionchi ero io. Allora, tu prendi quello che ha fatto la Maionchi, potevo farlo tranquillamente io. Era il mio tipo di comicità. Infatti, sono morto. Avete rotto i coglioni. Ti salvo, Lino. Ti salvo. Non morire, Lino. E niente. E sono defunto. Comunque, infatti, è bello, bello. È stato il momento che proprio mi ha ucciso la Mara. Che... uguale. Sarei stato la stessa identica persona. Quello e la storia dei cazzi miei. Uguale. Quelli sarebbero stati i miei cavalli di battaglia. Perché la via più giusta per non ridere, ti devi incazzare. Però se ti incazzi esagerato, fa ridere. Sì, però tu ti devi incazzare veramente. Come faccio anche io in live. Mi incazzo veramente, che se non è vero perché non ho motivo di incazzarmi. Però la gente fa ridere. Che puttana! E io non rido. Non so se mi incastrati su questo. Infatti, per colpa dei guy. Infatti Elio con Matano ha fatto quello. Si è incazzato per davvero. Bellissimo, bellissimo. Comunque spero davvero in una nuova edizione di questa. Anch'io. Magari anche fatta meglio, volendo. Nel senso, appunto, sì, le eliminazioni. Ogni volta che c'era l'eliminazione era sempre un momento un po' di perplessità, proprio da parte di tutti. Sì. Allora, Fedez poteva essere un po' più presente, però anche lì loro dovevano fare semplicemente da presentatori. Li hanno tagliati molto. Non è che potessero dire neanche granché. Ridevano fatto, e basta. Fatto il giusto. Anche perché i protagonisti erano loro. Infatti, cioè, purtroppo non è il contesto giusto dove avere un presentatore. Però ti serve perché ci deve essere qualcuno che ammonisce. Quindi lo capisco anche che non abbia dato il meglio di sé. Ecco. Mi metto nei suoi panni. Grazie a Peppe per 38 mesi. Un pazzo sottoscritto. Che magari ti dà idee su cosa fare. Perché anche se non è una competizione vera e propria, comunque sì, il tuo obiettivo è far ridere la gente. Sì. Se il presentatore fa più ridere di quello che succede e togli il focus su quello che... Non sto trovando! Nemmeno io, vabbè, cerchiamo, piano piano. Nord-est? Era nord-est? Fatto sta che vorrei passare una serata insieme a Lillo e Frank Matano. Ma sono morto. No, gatto, dove sei? Aspetta, prova ad aiutarti. Aspetta che arrivo. Proprio chiusi in una stanza e voglio guardarli. Arrivo, cazzo, sì, non morirai. Bottine, ma abbiamo già tante missioni per noi, che figurati. Non è vero, sono... dai, che palle! E bastardi! Sono morto anche io! Non ti salverò mai più! Non riusciremo mai a finirla questa. Abbiamo ancora un'ora e abbiamo fatto una missione. E vabbè, il... Poi Nidog fino a stanotte. Scusami. Il viaggio. No, importante è il viaggio, non il... Hai capito? Dai, sì, hai capito! Sì. L'arrivo. I pulsanti della Mara erano completamente inutili e infatti ne ha premuti tre. Perché si vedono solo a rompere i coglioni al povero Fedez. Però non faceva ridere. Era un fastidio per lui, che poverino. C'aveva il fumo, l'elettricità sotto la sedia. Poraccio, scusami. Oh, fichissimo. Infatti una certa, secondo me, gli ha detto: hai rotto il cazzo, basta con queste dita che premi. Allora, eccoci qua. Sì, però lì era la Mara che si metteva a ridere per la stronzata. Però non era. Ah, allora, adesso, gatto, noi andiamo a nord-est e troviamo il morto. Dai, già lì. Aspetta, c'è un buco, mi siedo nel buco. Sì, effettivamente anche Mara veramente poco presente, però se già di base Fedez non doveva essere troppo presente perché copriva la trasmissione, figurati la Mara. Ma anche perché che dovevano fare? Appunto. Ne bastava uno, è che uno da solo magari con chi parlava. E allora l'ha messo con la Mara, che poi dopo è stata l'asso finale. Sono Lillo. So Fedez.
davvero davvero bello dirlo, veramente. Gatto, ho trovato una persona dura. Domandagli. Ma io torno a ripetere che secondo me era questo qui il primo che abbiamo trovato e affanculo, non so perché non è giusto. Era sud sud ovest? No, era. Sì, sud sud ovest. Allora. Non è lui. Sud, però sud-ovest. Porca miseria, mi sembra lui. Ghiacciata. Faccio finta. Io ho contatti, sono qua. Non è vero. No, ma non può essere lui, gatto. Non è, che non è schiacciato da un sasso. Ma sì. Come no? Cioè, vedi che non c'ha le gambe. No, sì, ce le ha. Hai ragione. Ce l'ha le gambe. Sono piccole. Magari era bassino. Ero io. Ma Lil è sempre stato un gran comico divertente. Sono contento che l'abbiano magari presentato a un pubblico un po' più giovane. Perché Lillo, soprattutto appunto Lillo e Greg, sono una roba. Cosa mi ha dato? Come ha dato lo shout? Vabbè. Una roba dannata. Che magari allora. Il pubblico più giovane non conosceva, ma anche come Caterina, solo che lei purtroppo non era veramente nel suo mondo. Io ripeto, Pintus è quello che mi ha dato anche un po' fastidio, ma perché semplicemente era troppo impostato oltre. Ma perché style, lui fa quello. Sì. Ma è il suo stile. E infatti a me personalmente non ha mai fatto impazzire la sua comicità. Devo dire che mi ha fatto ridere lì, in quel contesto. Nonostante non mi abbia mai fatto impazzire appunto lui come i suoi spettacoli e altro. Cioè, mi ha fatto ridere perché arriva lì e diceva le stronzate. Perché quello che devi fare non è il contesto dove devi metterti a fare il monologo comico. Devi certo, arrivare a fare la scoreggia, certo. È quello che fa ridere. No, volendo perché è uno di quelli là che ci ha provato di più. Sì, sì, volendo sì. Fallendo la maggior parte delle volte, tantissimo. Però ci ha provato tantissimo. Hai cagato? L'ho visto. Un po'. Ha fatto ridere Frank che si faceva ridere da solo. Tutto il tempo. Non c'era una cosa che Frank facesse o dicesse che non facesse ridere lui. Per tutto ha riso. E per questo a me ha fatto. Ma io non so chi sia Pizzul, capito? Io non so. Non rido per le imitazioni, perché Cannavacciuolo lo conosco moderatamente. E Pizzul non so chi sia, quindi lui fa le imitazioni e io. Fa la voce impostata. E io non frequento, sono vecchio. Quello è il mio problema. Lino, io non trovo, Gatto, non ti devi. Lo troviamo. Dai, sto stronzo schiacciato. Un commentatore sportivo. Ma se non me lo dite voi, io non so chi sia. Cioè, a me è sembrato proprio quello lì più naturale, Frank, perché davvero si stava divertendo, sì, sì. Veramente. Sì, è quello il problema, tantissimo. Non doveva. Sono caduto, mi sono fatto male. Gatto, adesso lo dico io. Ma dov'è? Qualcuno ce lo dica, mi prego. Guardate le guide. Anche Pizzul è vecchio, sì, però se mi hai detto che è sportivo, mi hai perso. Mi hai perso completamente, non so. La Polaroid di Frank era bellissima. L'isoletta nord-est? Cos'è un'isoletta? Sono passato qua. Sull'isoletta. C'è in caso. Riguardo giusto per. Cazzo, dove non c'è nessuno, qua ci sono delle lingue. Gatto, se hai visto una partita di calcio nei tuoi primi 15 anni di vita, sicuro Pizzul l'hai sentito. No. Gabriel, non è accaduto. Quando c'era il calcio a casa di Gatto, in pratica scattavano gli allarmi e lo mettevano sotto le copertine a fare la ninna. Mi rompevo i coglioni istantaneamente e me ne andavo. Allora, è probabile che magari l'abbia sentito parlare. Che se sento la voce magari lo riconosco. Ma Gabriel, giuro, mai visto una partita. Mai. Ma qualunque piace, sport allora, scopri che ami il calcio guardando una partita. Ah no, intera. Allora pensa, mio papà mi ha portato una volta allo stadio, mi sono svangato i coglioni così tanto che veramente no. Mondiali zero. Ecco, sì, sai che forse l'unica partita che ho visto è stata quando abbiamo vinto i mondiali. Però ti spiego come l'ho guardata. Stavo giocando a Minecraft. Oddio. Nel server. E avevamo il server di Minecraft. E avevo la TV appesa in cameretta e era accesa.
Però io stavo giocando a Minecraft chiacchierando con altri, di tutt'altro. E... Ah, eri molto concentrato. Ti tiro, esatto. Mi tiri, grazie. No, niente, sei morto. Quella è stata l'unica partita che abbia effettivamente visto da lì, visto. A cui, cioè, in quella TV è stata accesa tutto il tempo. Dai, gatto, durante la finale giocare a Minecraft, sì. Ci guardiamo una partita di calcio insieme, tutta, e magari ti innamori del calcio domani allo stadio. Madonna, se no. Ci ho provato anche con i Termos ogni tanto, che guardavano... Hanno guardato qualche mondiale loro, adesso non ricordo, però lì mi sono rotti i coglioni. E non fa per me guardare lo sport, non ce la faccio. Comunque ti capisco. Anche ma io in realtà guardavo... qualunque sport, non solo il calcio... Mi scazzo il cazzo. Ma anche gli sport, mi rompo le palle. Non riesco. Cioè, se non c'è uno che mi intrattiene, che mi fa le battute e mi chiede se ho cagato, non riesco a guardare. Minecraft è uscito nel 2009, il mondiale del 2006. Forse era un europeo? No, io mi ricordo proprio quella cosa lì. Vabbè, ma ci saranno stati altri mondiali. Allora, che cazzo è che stavo facendo? Ero al PC che chiacchieravo. Gatto, ma nel 2006 avevi il computer, non ci credo. Sì, 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 era un portatile di merda, tutto scartocchiato. Scusa, quanti sì. anni avevi nel 2006? Quanti anni avevo nel 2006? Vedi che secondo me ti stai confondendo con gli anni. Era più avanti. 14, ne avevo 14, sì. No. A 14 anni sei a fare baldoria con le gioie. Ma che ero? Al PC ero. Ero su MSN sicuramente. Mi pareva di giocare a Minecraft. Ero su un portatile su MSN a parlare con qualcuno. Ma mi pareva il server di Minecraft. Ma è del 2009 Minecraft? E cosa si giocava nel 2006? No, quella volta di Popo era. Allora sì, era il 2006. Era un hub hotel probabilmente per davvero. Che cazzo stavo facendo? Sì, forse abbo. Boh, ragazzi, non mi ricordo. Ah, la beta di Mai. No, la beta sarà stata sempre nel 2009. Sto guardando adesso. Qua parla del 2009. Non parla di beta. Anche perché Minecraft è uscito dalla beta 2 anni fa. Che cazzo stavo facendo? In Germania, sì. Metti. Sto giocando a Sekiro. No, non mi ricordo. Non ho giocato a Metin. Allora, mi ricordo che ero dal mio portatile su MSN a chiacchierare con altri. Avevo forse la Wii? La Wii? No, la Wii dopo. Non mi ricordo. Avevo sto tubo catodico che con la partita. Ma mi ricordo benissimo che non la stavo guardando. Non mi ricordo che cazzo stavo giocando. Non mi ricordo. Ero su... mi sono incastrato. Infatti. Gatto, ero su MSN a chiacchierare. Non mi ricordo... Mi ricordavo Minecraft, però evidentemente non era. No, gatto, comunque è vero, è uno di questi qua, Anche 100-100. Secondo me... Sì, no, ma infatti me lo troviamo. Sud-est o sud-ovest? Sud-ovest. Sud-sud-ovest. Sud-ovest. Non mi ricordo... Sì. 6. Sulla costa in mezzo a due roccioni. Andiamo a vedere. Eh no, gatto, è impossibile. Eh no, infatti. Oh no! C'è un idilliaco! Salutamelo tanto. Sulla costa in mezzo a due roccioni. Qua c'è la costa. Qua ci sono i due roccioni. Qui? No. No, è qua dove sono io. 100-100. Ma lo troviamo. Che belli i tempi di MSN comunque. Sì, la chat di Hotmail era.
Ce l'avevi il blog di MSN, gatto? Sì. Ce l'avevano tutti, ce l'avevano. E cosa pubblica? Ah, chi si ricorda? Adesso la mia memoria veramente è una merda, non mi ricordo. Che meno male che non esistono più, gatto. Meno male. Meno male! Non mi ricordo. Beh, vabbè, ma i blog in realtà sono morti in generale, a parte Dottor Manhattan che tira ancora la grandissima. Warcraft. Solo a pensarci già sono in imbarazzo. No, mi pare di aver giocato forse dopo. È possibile, però mi pareva di averci giocato dopo a Warcraft. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Ragazzi, non mi ricordo. Avevo preso il mio ricordo di Minecraft e me l'avete tolto. Adesso sono cazzi vostri, non ho più niente. Non... No, niente, non si scava qui. Che belli tempi di Warcraft. Grazie Stefano, sono 4 sono anni. Triste. Grazie. Voglio tornare indietro nel tempo. Poi mi piaceva la gente su MSN che scriveva una lettera, un emote, era illeggibile, quei glitter, tutto. Dovevi usare bello, MNS cazzo. Plus per toglierla, quella troiata lì. Madonna, che bei tempi. Riportiamo in auge MSN, gatto. Mamma mia. Dai. Devi fare il giro dell'isola. Ma a nord-est dobbiamo andare. Oh no, gatto, abbiamo commesso un grave errore. È passato del tempo, Lino, siamo morti. Direi, è passato un'ora e mezza, gatto. E come funziona adesso? Troviamolo in velocità. Va bene. Non mi ricordo. Non mi ricordo che cazzo facevo, ragazzi. Comunque, questo ve lo posso dare per certo. La partita non aveva la mia attenzione. E infatti... A parte Cannavaro che corre, non mi ricordo nient'altro. Era Cannavaro, no? Penso di sì. No, anche io a livello sportivo. Sono uno di quelli che guarda il calcio e gli sport per una questione sociale. Nel senso che prima, ad esempio, andavo a guardare le partite con i miei amici. E visto che loro erano fan del calcio, i mondiali e cose. Ma da solo mai vista una partita. Mai. Ma non è neanche con gli amici io, proprio mai. No, gli amici. Vabbè che sì, sono sempre pizza, stato una sociale di merda, quindi non ho fatto neanche mai questa roba qua. La pizza a casa di qualcuno, niente. Quindi ero sempre se il mio PC. La pizza andavo. Solo sulla per la pizza. Se c'era la pizza, certo, era il momento pizza, che buona! No, mai fatta vita sociale. In giro, mai. Dai, gatto, andiamo a bisbocciare. Oh, scusi! Madonna, come ho guardato male. No, gatto, ti prego, sono morto. E non è vero. E allora, io credo che o siamo stupidi o non c'è questa persona. Perché secondo abbiamo esplorato tutto l'isola. Non è colpa nostra. Secondo me siamo sull'isola sbagliata. Sono morto. Io quasi. Ti tiro. Ma dei razzi è caduto. Ecco qua. No, no, ma a me tutti gli sport, ma anche gli sport, proprio mi rompo i coglioni a guardare una partita anche di un gioco che mi piace e mi rompo i coglioni. Che devo fare? Ma sai perché per gli sport? Perché è da cazzo! Sei morto? Basta! Mi adiro! Ascolta, andiamo a consegnare. Andiamo a consegnare, quel che si è visto si è visto, siamo contenti così. No, ma io voglio capire però, gatto, non voglio restare nella stupidità. E allora, vacci te. No, è giusto per capire, qualcuno lo sa cosa abbiamo sbagliato, vi prego, istruiteci. Io ho visto solo quella partita lì, tra l'altro in camera da solo, perché i miei credo se lo stessero guardando in salotto, non lo so. Però non... La prima partita credo che di aver tenuto il televisore acceso dall'inizio alla fine. L'indizio, eccolo qua. Se ti trovi all'esploratore schiacciato a nord-est, sei quasi alla meta d'oro. E non lo troviamo. Pindow, salve signor gatto. Vengo solo per la sub, anche se la si segue sempre in pasta. Potrei chiedere di darmi la forza di iniziare a prepararmi il nuovo esame, dato che l'altra volta la sua benedizione ha portato un bel 27. Ma tanti tanti auguri a lei e grazie. Come ti dicevo, per gli sport è che secondo me devi essere veramente un appassionato di quel gioco per guardarli. Tipo io per Counter-Strike, nel mio periodo d'oro, dove giocavo Faceit, ero fissato con le competitive, ho fatto anche SEA, mi guardavo tutte le competizioni, tutte.
seguivo tutti i pro player. No, ma io anche così, anche quando mi prendo benissimo con un gioco mi scasso il cazzo. Comunque, Costa Nord-Est in mezzo a due roccioni, ribadiscono. E noi adesso ci andiamo e vediamo. Brazzuai, auguri a noi gatto, grazie per questo anno di puro intrattenimento. Grazie mille a lei per questo anno di pure... Sam, sono morto, mi si è chiastata la gola. Nord-Est, Lino, Nord-Est. Che spippetto? Arrivo, gatto. Che? No. Non ti preoccupare, spippetta okay. Quanto ti pare, non mi interessa. Su TS si sentiva di più, invece. Ma in realtà solo agli altri, perché loro c'hanno l'impostazione di TS che livella gli audio. Io invece sento l'audio naturale e infatti non ho sentito niente ieri. Meno male. Sto combattendo contro un capitano. Esatto, preferisco fare lo sport, fare l'azione piuttosto che farlo. A meno che appunto non sia appunto il mondo dello streaming. Nord-est, è costa nord-est questa. I roccioni non che se questi i roccioni. Di là sono i roccioni, sono. Sei morto? Aspetta che arrivo. No, arrivo io. Ma c'è un po' morto, ma cattivo io. E allora, se uno sta streamando il gioco e sta chiacchierando con la chat, sta intrattenendo, comunque anche solo fa qualche battutina ogni tanto, a me va benissimo. Vabbè, mi ha dato gli ordini dello scheletro e il teschio, vabbè. No, volevo... ho sbagliato. Vado a mettere giù il teschio intanto. Quando fai lo sport di squadra, cosa c'entra? A parte il fatto che non faccio sport. Io facevo sport quando ero più piccolino, basket. Io ero impegnatissimo da piccolo, infatti credo sia anche quello che mi ha fatto passare la voglia di sport, sai? Perché? Perché alle elementari facevo il tempo lungo. Che cos'è? Fino alle 4. Ah, ok. Poi dopo uscivo e mia mamma mi portava a fare nuoto. E adesso non ricordo quanto a volte a settimana. Comunque facevo tanto nuoto. Poi mi sono rotto il cazzo della nuoto, mi ha fatto fare pallavolo. Mi sono rotto il cazzo della pallavolo, mi ha fatto fare arti marziali, che volevo fare quelle. Che perché, fico! Perché di base, no, però di base mia mamma mi... giustamente, da un lato la capisco, mi costringeva a fare sport perché fa bene fare sport. Però certo. Io che volevo farmi un po' di cazzi miei, che sono anche sono pigro, non l'ho mai nascosto, sono pigro di natura. Cioè l'idea di uscire da scuola alle 4 e andare in piscina a nuotare, tu non hai idea di quanto mi faceva male al cuore quella cosa lì. Certo. Una tristezza. Esatto. Non sono mai stato a casa a farmi i cazzi miei. Poi dopo c'erano anche i compiti da fare. No, ma era una tortura qui. I compiti per casa c'erano da fare. Certo. E non mi rimaneva più tempo per stare seduto a fare. Ah. Poi a letto alle 9. A come alle 9? Alle 9 mi mandavano a letto. Piccolino. Infatti il bagaglino io me lo guardavo registrato il giorno dopo. E il gatto non c'è un cazzo. Spiaggia non è, io non vedo sti roccioni. No, gatto, sei voluto! Non mi sono fatto niente, incredibile. Beato te, io sono morto quasi. Se mi colpisci un'altra volta sono defunto. Io il bagaglino me lo dovevo guardare il giorno dopo in videocassetta registrato. Quando è che mi facevo i cazzi miei nella mia vita? No, certo. E sarà per quello che lo sport ho iniziato ad odiarlo proprio profondamente. Perché l'ho visto più che altro come una perdita di tempo e non come quello che doveva essere, ovvero uno sfogo. E anche un... insomma, fa bene fare sport, insomma. Certo. Sveglia alle... alle 7. Da piccolo alle 7. No, che la vita di un lavoratore facevi quando eri piccolo. E pensa che dalla terza elementare andavo a scuola da solo in bici. Dalla terza elementare in poi, sempre. Quanto in bicicletta. Dirti? In bici, me lo deve tu, non sei detto piccolino. E per andare poi alle medie, che erano più distanti, quelle lì, mi dovevo fare 2,5 km, se non sbaglio, sempre in bici. Io avevo tutto vicino casa. Tutto. Ma infatti anche per quello che poi dopo non sono mai uscito con i miei amici delle medie, perché c'erano appunto questi 2,5 km di bicicletta e diventava problematica una certa. Gatto, sentito, andiamo via.
Se non ho detto una bugia. Non lo so, andiamo via. Abbandoniamo. Come hai fatto a non diventare un atleta? Perché a una certa ho smesso. Cioè, banalmente, a una certa ho smesso. Grazie a Granny Matin per la sub. Ho detto basta. Siete troppo distratti, sì, quello sicuramente. Stiamo chiacchierando. Vabbè, sti cazzi. Vabbè, serve anche a quello sotto. Andiamo a prenderci una bella birra e torniamo. No, giochiamo a Nido dopo. Vai. Dai, l'ultima mezz'ora. Andiamo a consegnare poi Nido. Adesso sto pensando alla canzone di Materazzi. E Materazzi è caduto. Grazie a Redsmeister per la sub. Dimmi un avamposto, vai. Lì, vai. Vai, relax, esatto, esatto. Qua ce l'abbiamo a sinistra. Io però devo caricare la sigaretta. Dimmi la rotta prima, poi si carica. Allora, però. Sinistra, sinistra, continua, continua, okay. Continua, continua, mazza, vai, fa. Continua. Dritto così, e vai. Fa minore, buon sabato Gattone e buoni 36 mesi insieme. Grazie mille altrettanto. Ah, che bello fa minore. È uno dei miei accordi preferiti. Dopo il dosis. Gatto, era di sopra l'esploratore schiacciato. E vabbè, sti cazzi. No, adesso torniamo. No, no. Perché non ce l'hanno detto prima? È perché stavamo raccontando dei cazzi nostri. Niente, comunque, così. Vabbè, lo sport imposto sicuramente lo si odia. Deve essere più una scelta. Io ho fatto basket per un po', però subito mi sono rotto le palline. Ecco, forse avessi fatto uno sport di squadra che non fosse la pallavolo. Che la mia sfiga nella pallavolo, sai qual era? Che era l'unico maschio. Ehi, gatto. Stavi in mezzo zucchero, così si dice. Sì, esatto. Mezzo zucchero. E boh, cioè era bello da un lato, dall'altro. Boh, non lo so, non mi sono mai. Anche perché non avevamo argomenti in comune e niente. Allora, era sfiga da un, era interessante da un lato, sfiga dall'altro, perché non c'era interesse comune. Mi hai fatto ricordare una cosa, quando facevo basket io, erano squadre miste, e non so perché, per quale motivo, c'era questa ragazza con cui mi picchiavo tutti i giorni, mi picchiavo con cui... A botte proprio. Sì, a botte proprio, a basket, finiva sempre così. Ed era una ragazza, penso di aver perso tutte le volte. Poi mi ricordo anche il periodo in cui dovevo fare atletica. Ho fatto tutti atletica, gli sport. Ragazzi. Sì, ma perché mia mamma non dice. Mamma, mi sono rotto i coglioni, basta, voglio fare. Ma devi fare sport. Allora me faceva fare uno dell'altro. Tirava fuori dal cappello, tirava fuori. Adesso fai questo. Grazie a Nassa Ray, buongiorno Gattone, navighi con prudenza. Ci penso io, grazie. Non avevi fatto rugby? Allora, no, e non so perché. Già solo a pensarci ti senti un fico. Ho fatto un allenamento di prova. E poi per qualche motivo mio papà era andato a parlare, non so, con gli amici suoi lì del rugby. È tornato tutto incazzato, mi ha portato via e non ho più fatto niente. Non ho idea del come. Voglio sapere, chiamalo. Non lo so, non mi interessa. È andato così, sono passati 20 anni. Perché il rugby era prima della pallavolo e dopo il nuoto. Non ho la minima idea di che cosa sia successo. E non ti piacerebbe farlo ora? Adesso, credo che se cerco di fare un qualunque sport, adesso mi rompo. Dovrebbe essere un bel video, il gatto sul tubo in una partita di rugby. Certo. Fai tutto quello che non hai fatto da giovane. Però sarebbe bello. Dai. Fatto l'elemento di prova, non lo chiamarono mai più. No, ma non. Cioè, un elemento di prova era per vedere se mi piaceva. Anche perché alla fine, quando sei piccolo, nello sport basta che paghi, ti fanno fare qualunque cosa. Cioè, non è che ti devono selezionare per una squadra. Stavo imparando le regole. Domanda: tutti questi sport, anche addirittura atletica, e calcio? Calcio non mi ha mai entusiasmato. Ah no, non è vero, aspetta. Il calcio, te lo dico io perché. Perché
avevo un'allergia, dicono, adesso non so quanto ci sia di vero. Sì, sì, mi fa ridere. Alla palla. Non alla palla, ma al coso, all'erba. All'erba sintetica che utilizzavano. O almeno questo secondo i miei. Non lo so, non ho idea. Ma esattamente come non ho fatto il karate, perché quello dove andavano tutti i miei amici, secondo i miei genitori, non era una persona a modo, e allora niente. E non lo so, e poi sei bambino, non è che ti poni troppe domande. Sì, vabbè, fai quello che oggi, ti dicono. Che succede? Certo. Vabbè, sti cazzi, io accetto e via. No, invece la mia prima esperienza con il calcio fu in un campo sportivo. E ti giuro, io per davvero non avevo mai visto una partita di calcio. Uh-huh. E la prima cosa che ho fatto è stata rincorrere la palla che era andata dal portiere, e ho preso a calci la palla che teneva in braccio il portiere, perché ero convinta che dovessi prendere. Dovevi buttarla dentro. Dovevi. E lui non me la dava, non me la dava. E lo ricontinuavo, dicevo, dammi la palla. E è finita male. Ci mi hanno preso in giro, poi giustamente. Nessuno mi aveva spiegato le regole. Io che ne sapevo. Non lo so se sono allergico all'erba sintetica, giusto per dirvi. Credo sia una bugia, gatto. È possibile. Molto te lo dico. Come quella puntata di How I Met Your Mother, di quando la mamma di Ted gli disse che era allergico al bacon. È chiaramente una bugia. Perché sto tornando indietro con il tesoro? Scusami. Te sei un coglione, ma daglielo. Sono distratto, stiamo facendo dei chiacchierini. Ci stiamo chiacchierando, è bello. Ci stiamo comunque passando una bella mattinata. Che poi è anche quello lo scopo delle live, cioè. E di Sea of Thieves. Allora, questo teschio, chissà chi dovrò darlo. Scopriamolo. Alla signora nella tenda, no? Sì. Non la tenda, scusa. Dov'è? Ti hanno detto per non farti drogare. Di qua? Di qua, Lino. Non so, è vero, ho fatto uno spoilerone. Perché ancora non è arrivata quella parte di... Lo sto facendo. Beh, vabbè, ma è un aneddoto, non è spoiler. Eccoci qua. Vendo. È considerato spoiler questa affermazione qua? Penso di sì. Perché beh, comunque un'intera puntata basata su questo. Quindi chiedo... Sì. Non ci ho pensato, ti avrei stoppato anch'io. Vieni qui a tirar giù. Pensa, io neanche me lo ricordavo di questa cosa qui. Io sì, non ho da memoria. Vieni, dove sei? In nave, sto cercando tesori da consegnare. Ma ne abbiamo finiti, vieni qua che abbassiamo la vela qua. Certo, abbassiamo le vele. Ho giocato, però mi piaceva più di scala, hai fatto bene, niente. Qua, dove sei? Ehi, sono perso! Boh. Ah, giù, dopo tot di tempo non è più spoiler. No, non è vero. Questo non è assolutamente vero, non sono d'accordo. Gli spoiler non decadono, però questo qui, boh, non l'ho trovata una roba... Cioè, sinceramente, se non l'avessi visto non me ne sbatterebbe un cazzo. E infatti non me lo ricordavo. Vai, torniamo su Nido, che ci siamo presi bene. Allora, vai, andiamo su Nido. Però, qui ci vuole una pausa, bagno. Va bene, vai. Però nel mentre, se sono una persona a modo, apro anche il gioco e arrivo subito. Che con una D sola, Nidog. Ma come si pronuncia? Con due G. Boh. Ah. No, infatti gli spoiler non decadono, ma questo è chiaro. Quello che ha detto Lino, io personalmente, e sono uno che se la prende molto per spoiler e quant'altro, non lo ritengo spoiler. Poi, per carità, non è la trama, è un aneddoto di una serie TV con 150.000 puntate. Boh. Poi ci sta che magari a qualcuno possa dar fastidio. Sì. No, vabbè, era un'argomentazione interessante comunque, niente. Non si vede il gioco? Ho sbagliato. Ho lasciato la sorgente sbagliata.
si dovrebbe vedere adesso però. Oh, ecco. Oh, faccio anch'io la pipì. Ciao. Ehi, ma qua ce ne siamo andati di tutti! Ciao! Sono qui, ti ho invitato! Ehi. Accetto subito, accetto subito! Comunque sarà probabilmente per quello che odio gli sport. Non mi sono mai appassionato a uno perché non avevo voglia di andarci e quando mi faceva cambiare sport, non... cioè io cambiavo sport semplicemente perché mi ero rotto i coglioni di fare sport, però sì, il cambiamento però... di sport e c'è... Armi, aspetta. Che cos'è questa cosa? Ma mettiamo anche che a una certa viene fuori disarmato? Vai! Vai, va bene. Ah, partiamo disarmati. Trucchi? Ci sono i trucchi? Oddio, ci sono i trucchi. Vuoi mettere un po' di pepe? No, dai, facciamo delle partite normali. Dopo mettiamo tutti. Ritardo input. Ehi, di secondo me c'è un sacco di input lag. E qua me lo fa scegliere. 33. Ma non ho capito, in base a cosa me lo dice questo input? Non sto capendo. Cioè, qual è quello bene? 33? Secondo me sì, 33 va bene. Mettiamo il 33. Me l'ha lasciato 33? 33. Ok. Allora, lascio 33. Ci sono questo. Ma io non mi piaccio. Sono lui. Ecco, io sono in vacanza. Pronto. Io sono io. Vai, pronto. Knockout City in live non l'ho mai fatto. Andiamo nel luogo di pace. Knockout City è quello delle palle, no? Del dodgeball. Ah, fico. Vabbè, gatto, ma tu sei un pro player, ma non è possibile. Yes, vabbè, ma non è possibile. Ma io, sei fizzo, sei troppo, non è giusto. Ma perché? Ma non è vero. E dai. Campionissimo, campionissimo. Ma secondo me c'è qualcosa che non va nei miei comandi. Ecco. Ma è caduto. Ho lanciato la spada. Gatto, mi depongo. Sei una sega. Arca troia. Ecco qua. Ah, devo abbassare. Adesso arrivo. È troppo alto, non è sento. Ecco. No. Gatto, io da qua non me ne vado finché non vengono a partire. Te lo dico. No. Sei mio. Scappo. Ehi, no. E dai. E non si fa. Ah, scemo di pongo. Bastardo! No! Parato! Parato! Bastardo, avevo l'arco! Scemo! Oh no! Bingo, pango, Vanguardi. Pongo! E non me ne vado via, scappo! Scemo! 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 No. Sono un mago! Yes! Bastardo. Pongo! Cazzo, mi ha coltellato. Vanguard! Bravo. Viece? Non vergogna, me ne vado. E non mi guardare. Aio. Bastardo. Siamo. No! La freccia! E vabbè, che comunità. Ciao. Vai freccia! Bravo. Preso! Yes! No!
Inculati, inculati, c'è le frecce. Ti inculi? No, non è vero. Va bene, frega. Aia. Corro. No, no. Corro. Dai, gatto, gatto, non corre, ti fai male con il coltello in mano. Se... Ah, nel cuore. Ti fai male, non si corre con le putte. Vanguard. Mi hai fatto bue. Corro col fioretto. Anche io. Ce l'ho quasi. Non è vero. Sotomayor. In punta di spada. Mi pungo. Ah, mi ha fatto male. Il cuore si do. Allì. E non funziona. Arrivederci. E no. Ma scusami. Ma io ci ho messo tutto questo tempo per arrivare al finale. Tu subito. Canale di Suez. Allai. No. Suarez. Ecco qua, ciao! No, non è gratis, costa 15 euro. Arco! Vabbè, ma dove vado con l'arco? Aiuto! Mi ricorre! No, mi ricorre! Ti buco, ti buco! Attacco, sorpresa! No. Con la tua stessa spada! Sì, vaffanculo! Ti scasso, ti scasso! Lo stock OP è insomma. Boom! Spadone, zacchete! Pongo, pongo! Oh, via, 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 via. Cazzo! Uah. Ha! Ha! No, mi hai toccato le tra membrane. Tra le scapole. Ti smembra... Aia! Vai! Ah, nel piede! Volevo prendere... Bim! Bum bam! Ma... E io... Dai! Come ho fatto? Non ha senso questa cosa! No! No, come? Non ti ho ucciso! Knockout perché... City! Bastardo. Vabbè, 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 vabbè. Illegale sta roba. Ma bastardo! Ma dai! Legolas! Sono un Legopus! Ah! 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 Chi ti porta ferisce? Aia! No, 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 ma non mi fare la marca! Cazzo. Vado, 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 vado! È vinta, è vinta, è vinta. No, 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 è vinta. No, no. Toh! Sei disarmato. No, ha la freccia nella Ah, piede. Scemo. Sono disarmato, come su un errore di gioventù. Tieni nella schiena. Butta via questo, dammi questo. No. Hai tirato l'arco. Non avevo capito fossi. Vado via, vado via, vado via, vado via. No, e dai, non c'ho le armi, non si fa. Scostumato. Scappo, scappo. Hangard, yes. No, Vado via, vado via, vado via. Hopla. Aia. Oh no. Sono rimasto male. Ciao. Sono disarmato, Lino. Lasciami stare. Aia, mi fai male. No. Ma pensavo fossi morto. E no, e non è giusto. Mi hai gabbato. Dammi il coltello. Ti accoltello col tuo coltello. Non è vero. Tieni le balle. Lancio, non c'eri. Ah. Schermato no, finale. No, avrai la scena finale. No, casco. È morto. Ah, mi hai fatto male. Yes. Aia, di nuovo. No. Campionissimo! Campionissimo! No! Bravissimo! Era logo di pace quello. Andiamo in spiaggia adesso. Bravo, mi è piaciuto molto. Perché c'è scritto Solo Umido in basso a destra? Perché è il suo canale. Iscrivetevi tutti a Solo Umido. No! Aspetta che sto fumando. Gatto, perché non ci abbracciamo? Ecco cazzo, qua. Fesso, che ti pensavi? Ah, lo stocco. Aia, mi sono bucato. Hangarde, bastardo. No, aia, dove me l'hai infilato? Nell'occhio. Lo spadone. No, ma sei molto più forte. Aia, stavo guardando la chat. Adesso mi impegno. No, ma sono nella gola. Adesso divento sono io. Vabbè, ho capito. È diventato bravo? No. Non Ah, mi ha coltellato davvero villano. Spacco sta faccia. Questo diventerà un e-sport. Nel culo.
No! No! Ah, ah, no! Sfigato! Ah, lo stocco, sì! E non sono tornato sul lato della spada! Oh, vado via! Vado via! Way, way, way. Vado via! Aia! Non puoi scappare, gatto. Non puoi. No! No, eh! Guarda come mi accanisco! Cioè, ma dai! Ma non mi ha fatto fare la scivolata! La freccia, che me ne faccio? Io Oh, ma come sei? Bastardo! Bastardo! Tiè! No, come? Come hai fatto? Lo stocco! Lo stocco, sì! No, ma lo stocco sì. È lui che fa... Sì! Previsione! No, ero distratto, stavo guardando la tua chat, ridammi il tempo! Cazzi tuoi, sei una sega! Non ti guardo più, mi disiscrivo! Fai bene, aia! Ah! No, ma no, già troppo presto. Ma scusami! Scappo! Io ti seguo. Scappo! No! Allo stocco, attenti! Ma tu mi fai di palle! Scappo! Ti corro! Ma non vale! Scusami! Aio! Dovrei spostare la cam in alto, magari. Perché mi si vede poco quando uno è da una parte dello schermo. Non inseguirlo per il solo tempo, è vero. Oh no, mi stavo grattando. Sì. Stocco. 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 Schermata finale. Stocco. No. Scemo. Spadone. Aia. Coltello. Ma il coltello è piccolo. Arco. No. Che palle. Disarmato. Stocco a back. Stocco back. Lo stocco è impossibile. Coprisco la freccia di Nino. Magari mi metto a metà sotto. Allora, aspetta un attimo. Ne approfitto! No, sono morto comunque! Come hai fatto? In punta di... nelle palle, che male! Bastardo? Mi picchia, però. Niente, gli piace infilzarmi i coglioni. No! Mamma mia! Ma sei Jackie Chan! Mamma mia! Sei Jared Leto! Sono Jared Leto? Sì, però ho sbagliato a nominarlo. No, dai, lo stocco non lo fa in rimbalzo! Coltello! Aia! Il coltello della sventura! Tiè! Aia! Me ne frega niente, ciao! Zuck. Ma sei un mago? No, ero abbassato. Questa è sventura. Tira fuori proprio il meglio di noi questo gioco. Orca puttana. Che scoppino dietro il cranio. Ma come? Ma perché? No, non sono disarmato. Stocco. Stocco. Cos'è che non si vede lo stesso? Beh, no, non si vede meglio. Ma arriva con lo stocco. Aia. Non è meglio adesso? O devo mettermi ancora più su? Questa è bella combattuta, eh. Quando stai sopra non ti si vede? Sopra dove? No. Ma me l'hai dato in testa. Guarda che fa male. Meglio più su. Allora mi metto ancora più su. Vabbè, copro la freccia. Tanto sti cazzi, si capisce da che parte bisogna andare. Ma sei morto senza che io giocassi, ma come fai? Come fai? Lasciami stare! Ah! No! Ma questo è legale? Mamma mia! Il campione delle previsioni! Il signor delle frecce! Orca puttana! Ah. Sono stato troppo... Come si dice quando uno se la tira?
sospiroso. Sì. E come si dice quando uno è una sega come te? Aia! Segoso. Aia, nel cucchio. Aia. Ah, duello di frecce. Che bello l'arco. Aio! Stocco! Ho peccato di superbia, esatto. Stocco! Quanto complesso. E ho lanciato lo stocco! Sì, ma lo stocco è illegale. Stocco! Ah! No! Stocco! Stocco ancora! No! Sì! Dos! Fa così, l'ha usato. Un, dos, tre. Stocco! Aio! Ma lo chiamo io, lo stocco! Ah, ma no! Bastardo. No, ma non stocco! Fino! No! No! Scemo! Coltello! Coltello dal... Ah, nelle palle. Me lo prendo. Ciao! Frecce! Frecce! Sì! Ah! No, come hai fatto? Bravissimo! Ah, vabbè, tanto sono ancora io. Ma ah, come? Ah, sono ancora io! No! Non avrai la tua... Ah! Ah! Akima, grazie per esserti subata all'eroe del gioco. Buon mesiversario a noi, non maltratti troppo il signorino. È lui che è una sega. Tu! Hai capito? Che bello questo gioco, mi piace, bravo. Mi metto un po' più giù che mi piace che si veda anche un po' il rotondino lì, che mi piace. Che bella musica dance. Andiamo nella selva. Sì, andiamo lì. Stavo svapendo. Ma sono un cagnolino. Massacrato gatto, subito gatto, a mani nude. Mannaggia la miseria. Daio! Adesso torno con lo stocco! Aia! Che poi se stai fermo, lui lo punta, lo puoi puntare in basso e in alto. Bravo. Salae! Ciao! Che palle che sei due testi di... Yes! Aia, mi hai fatto male sul calpino! Scoppinato! Ah, che faccio? Ehi. Vado avanti. Ma perché sempre tu vai avanti? E io? Quando vado? Aia! Ecco, visto! Ora. Nella foresta selvaggia! Tiè. Aia, mi sono fatto... Ah no, è tomba. Ciao! No, come hai fatto a non morire? Chi è morto? Ma nessuno! Ehi! Vabbè, mo vince un'altra orca. Aia! Mi hai sfasciato la vita. Ha funzionato la mia tecnica di devastamento. Scappo, scappo, scappo. L'ho schivato. Ma come? E no, e non vale. La musica non è un po' bassina adesso? Devo alzarla? Non posso. Però non vale. Dal mix. Fermo un attimo. Si sente l'audio? Bastardo, no! Che merda! Sei proprio un vigliacco, eh? Che vergogna! Si sente, ok. No, beh, allora, scusami, ma abbiamo fatto la stessa cosa. Come ha fatto? Ma io l'ho fatta meglio. Ah, giusto. Si sente poco, allora dopo lo alzo un pelino. È perché prima era altissimo. Guarda, lo alzo, che tanto Lino non mi riesce a sconfiggere nel mentre. Guarda, apro il mixer. Eccomi qua. Stocco, orco! Mi ha infilzato il cranio, mi ha infilzato con lo stocco. Chi ha vinto? Come? È successo? Oh! Ah, sei nudo! Yes! Ah, non è vero, tu, io, tu, lui, sono morto. Aia, come hai fatto? Non lo so, non stavo nemmeno guardando lo schermo. Bello che sta mappa pugni. Che non ci si vede. No. Va bene? Manco lì non si vede, in che senso? No, come l'ha fatto? Non ti ha sfondato. No, ma do, che cosa mi hai parato? Vabbè, sei lì, me ne sbatto, ciao! Ah! Hai visto come te l'ho schivata? Perché corri più veloce, tu bastardo?
Aia! Ah, ah, ah. Quante volte sei arrivato alla schermata finale? Ah! Mai! No! No, ah. La schermata finale non l'ho mai vista in questo. Ah no, è questa? Allora sì, tante volte. Sei una segalino. Ciao! Ah. Ah. Non no. Sono morto! Dai, ma non sì. È vero! No, che sfiga! T'avevo preso! Ti rincorro per la vittoria mia! E invece il campionissimo... Ma perché mi mangia sempre questa schifezza qua? Non vale. Non vale, senti qua. Nave volante. No, Mario. Allora. Vieni qui, vieni qui. Spacco la faccia, Ti spacco la faccia. Perché mosse? Che ho scoperto! Che hai scoperto? C'è il... Che questo! C'è? Sì, come si fa? Non lo so. Non ho ben capito. Oh no, però mi sono distratto! Non mi avrai! Che bella questa mappina! No! Mamma mia! Vabbè. Faccio cacare. Oh no, devo correre contro adesso! Bastardo! Ma non è possibile! Stocco. Aia! Forse adesso la musica è un po' altina. No, ma questa musica in generale è un po' più alta rispetto all'altra. Ma come? Vabbè. Cioè, anch'io la sento più alta. Devo abbassare. Nella mia schermata. Che coglioni. Ecco perché dovresti comprare un Go XLR. Così abbassi tutto in un istante. Infatti non hai mai avuto problemi di audio tu col Go XLR, vero? No, mi ricordo, no? Che zero problemi mai, è stato proprio fantastico. Però è utile, migliore. Per quello è veramente incredibile quel... Ah, yeah. È veramente un mixer incredibile. Però ogni cosa ha i suoi problemi. Cioè. Nel tuo Ma caso non ti voglio tantissimi. Ciao. Come? Nel tuo caso tantissimi ne hai con quell'affare. Ah! Ma sei bravissimo. Ho studiato al Kung Fu io, eh. Beh, questa è la mia prima volta. Non è giusto. Adesso mi metto a piangere. Buona pasta e ceci, Elettra. Buona. Io mangio pasta e lenticchie. Buona anche quella. Basta, questa la vinco. Are you ready, gatto? Grazie sei Stefano pronto? Per i 10 mesi. Sei pronto? Qua si scivola secondo me. Dai, viece, viece, viece. No. Ah, ah. E invece era una tattica per averlo stocco. Ah, sì, mi ricordo. In punta di spada. Ta, ta, ah, ma dai. Non distruggermi la vita. Ah, come sono morto io. Scusami, ma non è vero. Ma è colpito al cuore, gatto. Ti accoltello il cuore, vieni qui. Gatto. Faccio io GTRP con te, ti accoltello sempre. Ah, 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 no! Ah. Scemo, scemo! È vero, confermo. E di nuovo, non è giusto. No! Ah, no. Anch'io. Ah. Ah, no! No, come hai fatto a pararmi una freccia con il piedino piccolo? Non è vero mai! Porca troia. MLG, MLG. E lo stocco. Anch'io! Aia, nelle palle. Che è successo? Che hai messo pausa? Io, hai scusami! Messo... Bastardo! Dai! Le tecniche Era una tecnica infinita! Ho lanciato lo stocco e me l'ho preso a calci. Ma sempre mi picchi con quei piedoni piccoli! E io prendo questo. Ah! La morte! Ho preso lui! Cazzo! Stocco! Dai, però sono carico per la musica e adesso mi concentro e ti uccido. Sono caduto giù! Stocco! No, dai, come? Incredibile! Ah, ah, ah. Ah, no. No! Che no, mi fa male! Ah, yeah. No, si è spento il joystick! Cazzi tuoi! No, non conta, dai, rifacciamo! No, cazzi tuoi! No! No, ah, troppo! Ah, troppo ah, previsione! Ah, no! Ah, ah, ah. Mi ha coltellato sull'uscio!
aia, nelle palle, non mi bastardo. No, ehi, ehi, ehi. Ma basta con sti piedi che rimbalzano le frecce. Come funzionano i tuoi piedi di merda? Ho i piedi duri. Ho visto. Ciao. Opla. Ehi, no, no, e dai, no, schermata finale. Ah. No, mi sono autoucciso, ma com'è possibile? Ci hai provato, no. Eh? Ci hai provato, manicotto. Volevo farti l'attacco finale. Ah, è così. Ciao. No! Sfighieco! No. Guarda come vinco. Guarda come vinco. Questa la dedico a tutti quelli che si subano come al mio canale. Tutti non a Lino. Calcio! Io vinco. Io vinco in altre circostanze. Mai. Come? Mai. Palude l'abbiamo già fatta. Il sotterraneo l'abbiamo già fatto? No. No, facciamo. Bello, qua c'è il ring. Sono pronto. Fammi fare una svapata. Pensavo si potesse uccidere il pollo. Ah, e non ti dico quando attacco! Bastardo! No! È una tattica fallimentare. Corro, ti inseguo, corro, non è vero, me ne vado. Sciamise. Deve passare sotto tavolo, Lino. Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì. Piccolino. Perché ormai la storia che non sa più giocare è svampita. Ma non è che non so giocare a questo gioco. È difficilissimo. Ormai ce l'hai. Ma scusami, ma come sono morto? No, sono rimbalzato per qualche motivo. No, non è giusto. Questa mappa non mi piace. Sei una sega, Lino. Sei una sega. Aia. Tu me vai, ecco. Il ginocchio. Non posso più fare l'avventura in freccia. No, come? No. Aia. Easy. Non è giusto! Mamma mia! Chi sono? Chi sei? Un morto! Defecato! Stocco! 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 Stocchi! Ah, no, stocco! Stocco! Aia, mi hai fatto la bua, cazzo! E ti ha mangiato il pesce! Ciao, Giulio, domani pomeriggio! Ok. Questa è la mia. Vi sta piacendo, ragazzi? So che vi stiamo di nuovo cagando poco, chiedo venia. Sea of Thieves diciamo che favorisce molto, molto di più la conversazione. Utile. È vero. Questo gioco qua è bellissimo. Solo che è una droga continua, perché non hai tempo... costa troppo, forse. 15 euro non sono pochi per sono quello che offre. Troppo. Sì. Troppi così, beh. Però è molto... cioè, non li hai buttati via. Perché ti diverti, ci passi il tempo, è proprio divertente, ti attacchi e non ti stacchi più. Però sono tanti soldi. No, 15 euro effettivamente è un po' troppo sovrapprezzato. Ad essere sincero, cioè da solo non l'avrei mai comprato. Direi, beh, ma me lo da provo. Solo no. Non credo faccia cagare da solo. 10 euro, sicuro. Magari già di più. 10-7 euro, to. Sì. La metà. No, ci avevo provato. Che volevo fare? La prova della vita. Questa è la mia mappa, gatto. Mi dispiace. Ti sento gli angelini che cantano. Ciao, bravo Lino. Troppo presto. Cazzo, hai preso l'arco, bravissimo. Non l'ho fatto apposta. No! Va bene, vado allora. No, aspettami. Aio! Era tutta una tattica. No! Maledetto, maledetto. Ma io non ci credo. Io non ci credo. Quante volte sono caduto giù? Anche io. No. Bastardo. Bastardo. E niente. E torno con lo stocco! No! Ma mi si è autoimpizzato! Scemo, scemo, ti metti il pannolino! Aia! E qui, me ne vado, io scappo. Questa è la mia tecnica.
No! No, come gatto! Ma dai, ma si può fare ste robe? Te schifoso. Non è giusto. Sì, è bello che fa lo splat dei passi. Sono morto. Cazzi tuoi, lì non mi interessa. Ma che fai? No! E dai, no, non utilizzare la mia tecnica, prego! Again! Che sei veramente coglione, eh? Oh! Senti qua le angioletti che... Aia! Ciao, Ricky! Vabbè, dai. Sono veramente... Ma quindi fatta coglione. Ci organizziamo i tornei? Fatta. Tanto questa è l'ultima, eh. E infatti, questa la vincerò, gatto. Miseria, l'arco, che incula. Sei caduto. No. Ciao! Non è giusto, gatto! Vai, ti devo uccidere ora. Ah, mi sono fatto male. Arrivederci. Sono caduto. Adesso praticamente è vinta. No, gatto, cazzo. Ci sono i bonghi e la mia mamma! Mamma mia! Questa è la... Chi vince questa vince tutto! Sì! Dai! C'è dell'amore in questa mappa! Ah! Yes! Sorpassato il punto ostico! No! E basta! No! Sono fatto una bua, gattino! Ah, no. Siamo! No! 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 Mi sono rimasto... mi sono appeso! Ah! Siamo! Te. Ah! Bua! No! Te. Ciao! Ah. Aia! Oh, sono nudo! Ah! No, gatto Mario, lo Giacomo! Sto. No, come mi chiamo? Lino! Lo sto! Hey. Lo sto! Dicevi? Non rido dicevi? Più. Sega! Dicevi! Segombro! Ma perché lancio l'arco? Ormai sono fissato! No, vieni qua, non fare il piccolino! Sì. Ma scusami, ma com'è possibile finale. Che tu subito vai là? Schermata finale! Corro! No! Pensavo fosse finita! Bastardo! Stocco! No! Grazie Fiamma per i 34 mesi! Anche a me! Dai, ed è vinta con una volta! No! No, ce la siamo giocata fino alla fine. Bellissimo. Bravo, bravo. Non concordo, però bravo. Ah. Ma dove vai? Dove vai? Giocone, assolutamente. Oh no, sì. Vediamo sei seduto se magari c'è qualche al posto tu. Vediamo nei trucchi se c'è qualcosa. Mettile tutte. Va bene. Anche gattoni. No, solo lanci no. Ho preso tutti i buchi. Mani di pasta la frolla. Vai, facciamo la partita della vita con tutte queste cose. Vai. Nel vulcano. Grazie a Roy per i 27 mesi. Oh no, gatto. Finalmente vinco! Come? Basta così? Ma no, aspetta, fa cagare così. Aspetta, trucchi, cos'è che era? Spine dorsali, non so cos'è. Solo morte rapida, togli. Sono morte rapida e tolgo anche gattoni. Ma era bellissima il gattone. Eh sì, però non possiamo esprimerci al meglio. Vai. Ma almeno lì vincevo. Segnate la vittoria, non voglio sapere niente. 3-1. Ma che? Mi è caduta l'arma! Ma gatto. Ma mi è caduta l'arma, ma allora? Ma c'ho le mani di cacca! Che palle! Ma ne tornare indietro, che bello! No!
No, le mani di cacchina. Piango. Che palle che cadono le cose. Che bello che cadono. Eh no, gatto, mi hai fatto male. Mi sono ucciso. Pensavo... Oh, non ce la faccio. Lino! Non è giusto. Non è giusto, gatto sul tubo. Sono io. Occhio il tuo coltello, Lino! No, ma anche le frecce tornano indietro. Che bello. No, eh. Ah. Ok, ti lascio andare. Scusami, e io? E io? Hai le mani di merda. E dai, non corro. È giusto. Corro. No, però sei imbrogli. Devi dire la verità che fai gli imbrogli. Sì, c'ho i trucchis. Non è giù. Ma il mio personaggio da un colpo e gli cadono i perocchi. Basta, non ho più un polmone, non ho più la gola. È stato difficile. Io non ho più una vittoria. Difficilissimo è stato parlare molto bello. Su questa cosa. Madonna. Che bello sto gioco, dai. Non lo rimborso. Terribile. Non lo rimborso perché mi sono divertito. Ci giochiamo anche dopo, se vuoi. Però devo prendermi un attimino di riposo. Devo settare tutto lo schema per stasera e montare la ghironda. Guarda. Allora, vi ricordo giustamente che il nostro Bonlino oggi fa le live alle 6.30. Fa la live alle 6, alle 18.30. Zitti. E partirà, parti prima? Forse un po' prima oggi, perché ci vogliono 5 ore. Ok, ci vogliono 5 ore e poi monterà la ghironda in live. Finito Lino, oppure nel mentre che vi rompete il cazzo di Lino perché mi rompi i coglioni, andate esatto. Da Gabriel alle 21, mi raccomando, Gabriel alle 21. Io mi dimentico sempre del Moro by Night, però tutte le sere c'è Moro che by Night. Ma live train adesso! Venerdì. Ma mi dimentico di dirlo alla fine live, è quello il problema. Scostumato. Scusa. Grazie Serpottino per i 43 mesi, mi sembrano un po' tanti, però quando si potrà, aspetto una cena al lume di Candela, ci vediamo lì. Oh, mi ha stancato, Anche io sono stanco. Infatti ho pianto poi. E Gabriel fa giochi belli sul Sega Master System. Tipo Sonic. Bello. Ma no, scusa, è il Sega Master System. Allora tutti i giochi di Mario. Belli. Grazie a Rausten per i 100 bits. A Less per la sub. E da Cedia. Peccato non ci fosse lì nei tempi di SOS. Sì. E invece c'ero. C'eri? Ma non lo sapevate. Sì. Sì, ma hai giocato? Fatto una partita a SOS, sì. Una volta sola? Sì, una volta. E poi l'hanno chiuso, già hanno cambiato. Ecco. Grazie a Less che regala la sub a Mike. Buonasera, Mike. Buonasera. Ho visto, Gabriel. Allora, io vi mando da Rikishimaru. E gli chiediamo tutti... Dimmi, non so, un aneddoto sulla... come si chiama l'isola? L'isola che però non è la Sicilia, la Sardegna. Dimmi qualcosa sulla Sardegna, così le diciamo sulla Sardegna. Ok. Grazie Mornix, che regala Saba Nabber. Allora, in Sardegna è davvero molto difficile trovare pali di 3 metri ai 60 mm. Diciamo, lo sapevi che in Sardegna è molto difficile trovare pali da 6 metri e 60 centimetri? No, pali lunghi 3 metri con un diametro di 60. Ah, ok, allora li scriviamo a Ricky. Ma lo sapevi che in Sardegna è difficile trovare pali lunghi 3 metri dal diametro di 60 centimetri? Gli scriviamo questo. Vi auguro un buon proseguimento. Noi ci vediamo domani pomeriggio con un gioco straordinario che è Genesis Noir. Windows Edition. Tanti cazzi, tanti mazzi. Bello. Buon proseguimento. Ciao! Ciao!